here i'm just a flamingo i'm a flamingo and i'm coming up to you oh is that your child i'm a rip out his motherfucking eyeball i'm gonna rip out his goddamn eyeball i'm a flamingo i'm a rip out of your eyeball i'm a flamingo and i get up in your child's eyeball no more eyeball child bitch Time for grandma. Time for grandma. It's time for grandma. I'm gonna eat your grandmother. Time for grandma. Give me your grandmother. Give me her vagina. I'm eating your grandmother's vagina. I don't give a fuck. I'm flamingo bitch. No rules here. No rules here. I eat vagina then I fly away. Flamingo, god damn it. I don't.

thirst for blood got a thirst for blood got a thirst for blood I'm gonna come and get you I'm a flamingo bitch I'm gonna come and get your ass it's flamingo time I'm time to eat a little snack yo your snack is mine the snack is your person. your human body is mine. appetizer. then for dinner I think I'm gonna do croutons and maybe a light Woo! baby spit I think I might do baby spit la, la um, la... but first <laughs> your sister Group and first your sister <laughs> Ma che Cura X? Carico di disagio, come minimo. Anzi, ragazzi, ve lo dico francamente e non sto scherzando. Sono fottutamente fiero di voi. Questo è, 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 è non lo so, il, il corollario. Il corollario della nostra uh, follia, del nostro disagio. I'm coming for you, ya yeah, Motherfucker, yeah. Ciao, ragazzi, benvenuti e bentornati sulla nostra piccola imbarcazione, la nostra piccola bagnarola pirata. Eh, anche qui su Twitch, nel nostro delirio quotidiano. Ecco, uh, questa. Perché? Perché no? Perché sì? Perché va sempre bene, va sempre bene. Cosa? Da quando in qua siete preoccupati del disagio, dobbiamo abbracciarli. Sì, allora. Uh, scusate per lo sclero. Però sem mi sembrava il momento giusto per farlo. Uh, 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 andiamo a cercarci un po' di musichetta. Ciao Rockbuster, benvenuto, sempre presente lui. Grandissimo. Allora, aspetta, aspetta. Twitch, twitch. Ok, ci mettiamo un po' di musichette come si deve. Così. Uh, 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 Cambiamo anche un po' la lo location. Ecco fatto, perfetto. Capitano, ho visto cosa ci riserva luglio. Peste in assi, addio, ci vuole male. Vabbè, non è l'ultima delle, delle cose brutte che stanno per succedere. Che succederanno, ragazzi? Precauzione e cautela, sempre. Oh, Fede, bella, capitano, tre mesi. Tre mesi di, disa di disagio insieme. Sono felicissimo di ciò, compagna. Avete visto che adesso c'è Vincenzo che appare. No, ci siamo aggiornati. Allora, ragazzi. Uh, oggi è una giornata un po' particolare. Come sapete, come ogni venerdì, noi faremo oggi la rassegna stampa a cazzo di cane. Uh, però sono felice di dirvi, uh, cioè, perlomeno sono felice per me. Eh, spero che possiate essere felici. Possiamo essere felici insieme. Abbiamo uno sponsor oggi. Uh, per la prima volta in assoluto da quando ho aperto questo canale Twitch. Uh, abbiamo uno sponsor, il che uh, ci ha regalato, in un certo senso, un po' più di intrattenimento perché uh, questa live durerà non meno di 4 ore. A noi non cambia niente, nel senso che se siete qui per vedere la rassegna stampa a cazzo di cane, uh, avremo comunque almeno, almeno due ore. Vediamo quanto ci metto, perché molto spesso capita che... La live si prolunghi anche tre ore. Però dopo uh, la fine della nostra segna stampa io rimarrò comunque in live e mi metterò a giocare ad un gioco che mi hanno chiesto di, di provare. Che si chiama Ride Shadow Legends. E... e in realtà io ero un po' in dubbio se provarlo o meno. Poi ho visto dei video su internet e mi sono... cioè del gioco e mi sono un po' imparanoiato perché sembra figo. Sembra uno di quei giochi a cui mi affisso io un pochino troppo spesso. Ecco. E quindi niente, lo proverò e potrei finire per affissarmi. Sempre se il computer non mi esplode. Ricordiamo, il Mac non mi esplode. Perché, come sapete, il Mac soffre parecchio del caldo. Io sono in una mansarda. O al momento il condizionatore acceso, è acceso e una ventolaccia che esce fuori nel tentativo disperato di, <ride> di raffreddare il tutto. Vediamo un pochino cosa riusciamo a fare. Comunque. Hai ah, la faccia bianchissima. Eh, lo so, ma perché ho, forse ho avvicinato un po' troppo il pannello. Ora sembro Barbara d'Urso. <ride> Abbiamo i colori di Barbara d'Urso oggi. Uh, Grisk Act Criven. Benvenuto prossimi sponsor. Cedrata Tassoni, assolutamente. Sfere e Barba, il nostro nuovo. <ride> Dio. <ride> sì, vabbè, grandissimo. Ci puoi giocare da computer, sì, sì, è per quello. Però, vabbè, io ho il Mac, l'ho preso per versione Mac, quindi lo proviamo. Quindi, niente, in sostanza, ragazzi, a noi non cambia niente. Oggi ci facciamo il nostro solito. La, la nostra solita. Sì, mi hanno smarmellato un po' come a Boris. Apri tutto, Blaschico, esatto. Barbadurso. Meritatissimo. E non lo so, forse l'ho avvicinato un po' troppo. Questo qua sta un po' calando, quindi forse è per quello. Uh, comunque, niente. In pratica, quindi più tardi. Niente. Noi ci facciamo ora la segna stampa come sempre. Solo che invece, poi di andare a mangiare, io rimango in live e mi metto a giocare a questo gioco. Così lo provo e lo proviamo insieme. Tra l'altro, se vi andasse di, uh, di, non so, di supportarci il canale. Potete giocare con me, cioè lo scaricate e facendo il tutorial uh, vi unite a questo sorta di team e sostanzialmente mi pagano di più, <ride> quello è il discorso, Cherky Shark benvenuto grazie mille e... e niente, comunque il gioco sembra figo, quindi in realtà io non vedo l'ora di, di usarlo, però mi sto cagando sotto perché potrebbe, non, uh, potrebbe veramente non, uh, non supportare, cioè il, il Mac potrebbe esplodermi c'è un problema di surriscaldamento serio. Adesso ho comprato una, una, una ventolaccia, ve l'ho detto, condizionatore, tutto quanto. Vediamo cosa succede. Siamo abbastanza. <ride> così in birico, però ce la facciamo. Con questa luce installata in faccia della striscia. ragazzi. non so che fare. C cosa posso fare per. Forse è questo. Il... Allora, fammi capire da dove viene. Non è da questo pannello? Ah, forse anche. Oddio. Comunque ieri, cioè oggi, ragazzi, sappiate anche una cosa: io sono abbastanza in post sbornia, violentissimo. Ieri praticamente stavo vedendo un filmetto sul divano. Quando mi arriva una telefonata di Massimiliano Parente che era una festa e mi fa c'è cioè, una festa di vip. Ed è vicino a casa tua. Ho detto io. Ah, eh, però io ero tipo in mutande, sudato come una bestia. Stavo vedendo il film. Mi fa, ah, vieni, devi venire. Insomma, eh, mi faceva troppo piacere conoscerlo di persona, quindi sono andato. E Sono finito in questo mondo surreale. Però su quel discorso, ragazzi, sono finito per bere un pochino troppo. Avevo la mia personalissima bottiglia di control con cui stavo girando. Eh, tornato a casa, mi sono accasciato. Mi sono svegliato stamattina con un mal di testa devastante, senza considerare. Esatto, la, la storia del gabbiano che mangia il topo, era praticamente che ho fatto vedere su Instagram, era praticamente nel passaggio dalla festa al bar, perché poi ci siamo messi a cercare un bar sostanzialmente. Perché non provi a mettere un ventilatore vicino? Allora, io ho un ventilatore sotto al PC adesso enorme, che è eh, molto silenzioso. Ho anche un ventilatore là che uso generalmente quando lavoro, ma non posso accendere perché è super rumoroso. Quindi, non ti la lasciamo stare. Come me Giuseppe Cruciani. La luce in faccia non aiuta Madonna raga Come devo fare Mannaggia la mia serie uh, Dai oggi sono Barbara D'Urso Pazienza Rimane così Sono troppo Sono troppo pigro Per spostare le luci uh, Che stavo dicendo E eh, niente E poi in pratica Che, che è successo uh, Ecco mi sono svegliato Con sto mal di testa devastante Senza considerare Che io il giorno prima Avevo, um, avevo preso Una botta in testa spaventosa Che penso Stia contribuendo Al mal di testa In pratica tra poco devo uscire. Non potrò seguirmi la live. No, e eh vabbè, non ti preoccupare, compare. Eh, ed in pratica. La, cioè, io ho una, una delle porte che ho in camera. Porta in quest'altra. Cioè una delle porte porta. In quest'altra stanzetta. Che è, tipo la stanza. Non so se avete mai visto essere John Malkovich. Che c'era il piano sette e mezzo. Tipo tra due piani, no? È uguale, è una stanza piccola perché va proprio nella parte sottotetto della mansarda e c'è una porta piccola. Quindi, io dovevo portare una cosa là dentro. Mi sono per un secondo dimenticato che questa porta era particolarmente bassa e piccola. E nell'entrare, ho dato una craniata. Che mi ha fatto molto male Però ho notato soltanto oggi che mi si è tipo formato una fascia di gonfiore Proprio lì dove ho preso la, cr la craniata e, mi e probabilmente mi è uscito anche del sangue Non me ne ero accorto perché c'ho una, una specie di crosta Quindi grande E penso che tutto ciò stia contribuendo moltissimo al mio mal di testa Perfetto, grandissimo no, Non potrebbe andare meglio di così <ride> Che male Minchia raga, poi io ho preso proprio lo spigolo Una cosa pazzesca No, io non, generalmente non prendo niente. Mi tengo i mal di testa. Ma, ma anche perché non mi, non mi vengono molto spesso. Quindi quando ce li ho, mi li godo i mal di testa. <ride> e adesso sono un po' meno laureato. Esatto. Un medico, no, no, sono ancora vivo. Vedete, i neuroni sono ancora là. Tutti e tre, quindi chi se la frega. L'altro giorno, dopo tanto, il mio primo Instagram che sto usando, ma quello di Diana e Diego, ho fatto un giro su Instagram e ho visto che c'è la scabbia. Sì, che. Che la segue, sì. Cioè, nel senso che Cristina ci segue, mi segue. Sì, uh, Cristina, tra l'altro, uh, Cioè è una figata perché io la contattai per fare la live insieme eh? e dopo siamo rimasti un pochino in contatto. Quindi siamo, cioè, posso dire che stiamo diventando molto amici, no? E quindi ogni tanto ci sentiamo. Ed è una figata, è una figata perché non. non... Vi giuro che l'altro giorno ci stavo pensando. Io adesso sto avendo dei rapporti proprio di amicizia con persone che io prima um, in un certo senso vedevo come inarrivabili, capito? Non che non siano. che non rimangano dei grandissimi, è eh, semplicemente è surreale vedere come in qualche modo non lo so, cambi la. aspetta, se faccio così meglio niente. Come in qualche modo cambi, insomma, l'approccio, cioè con ho, mi ritrovo a conoscere delle persone ed è una figata, non, non ci penso manco, cazzo ma quella è la Cristina Scabbia o quello è, non lo so, il, quel personaggio che io seguivo che, insomma, adesso ci parlo come se fosse, non so, un vecchio amico, è surreale, è una figata. È così che si scambia anche un canale Twitch. Sì, a proposito, ragazzi. Lei fa. Me l'aveva detto. Sta facendo Twitch e farà anche molti gameplay. Quindi se vi va uh, seguitela. e perché, tra l'altro, l'ho visto ed è divertentissimo. Lei perde un sacco. <ride> cioè, è molto, molto come vedere un amico giocare, quindi è divertentissimo. Brody Nieghi, benvenuto. Allora, ragazzi, io direi di cominciare subito con la nostra bella rassegna stampa a cazzo di cane. Io, per questa occasione, sappiate che ho raccolto quante più notizie di merda che fossi riuscito a trovare sul web. Più fa schifo la notizia più lo racconto. No, vabbè, sto scherzando. Però troverete molte, molte. Uh, notizie cazzeggio, ecco, perché volevo. Voglio cercare di trasformare questo, questo episodio in una cosa un po' più tranquilla. Ah, comunque, prima di iniziare volevo anche raccontarvi una cosa. Io come sapete ho tenuto sotto controllo un pochino quello che stava succedendo sui canali complottisti, ecco, anche perché nell'ultimo periodo con il coronavirus eh, moltissimi di quelli, anche sconosciuti, erano esplosi, erano emersi e stavano guadagnando un sacco di iscritti al giorno. Io ero interessato a una cosa, perché questo non è un'indicazione effettivamente quante persone sono complottiste, ma dell'impatto che ha la paura di un evento nei confronti della popolazione tutta, a prescindere dal fatto che siano molto tendenti o meno a credere a una boiata ecco e, e alcuni di questi canali anche molto piccoli eh, stavano ricevendo roba tipo 500 iscritti al giorno 400 cose del genere pazzesco e io boh, ogni tanto passavo per vedere come stava crescendo per, per farmi un'idea di insomma qu quale fosse il bacino di utenza in che mondo si stessero in qualche modo um, stessero spopolando stessero diffondendosi no e, e ho visto che Si sono tutti arrestati, non stanno, cioè ci sono dei canali, non YouTube, eh, che parlo sia di YouTube che Facebook che non lo so. Telegram, eccetera. Si sono proprio fermati, arenati uh, da una settimana tipo saranno arrivate due, due persone, tre persone. È una cosa pazzesca, però per me questo è proprio scientificamente un segnale statistico. Significa che da quando hanno riaperto, uh, il lockdown è finito, da quando non si parla più in maniera così, diciamo, terroristica, se volete, del uh, coronavirus, della situazione virus, del, uh, dei pericoli, e quindi la gente non è in un certo senso ossessionata, da questa questione dei virus, ehm, sembra quasi che loro abbiano perso quella pill che avevano. Quindi, la, la dimostrazione è chiara: la dimostrazione è che non eh, le persone che li seguivano non erano effettivamente dei complottisti, ma erano come ho, ho diciamo, proposto moltissime volte: semplicemente persone spaventate. Quindi, dai. L'Unione Europea ha dato una bella mazzata alle bufale del comploto, da complotto, sì è anche vero questo, però non credo che sia questo ad aver contribuito, in particolare io ho notato questo calo su Facebook, no? Su Facebook uh, c'erano delle, delle pagine che stavano crescendo in maniera spropositata, sproporzionata, in una maniera incredibile. Uh, salutiamo come sempre Morgana Ext, la nostra moderatrice ufficiale. Stanno crescendo in maniera spropositata, incredibile. E, e non me ne capacitavo di come fosse possibile, capito? E, e, e si sono arrestati. Facebook non è uno di quelli che blocca le bufale. Anzi, Facebook è il sito per eccellenza, la, la, il social network per eccellenza. Dove le bufale trovano la maggior diffusione possibile. Don Poppa, benvenuto, grande capitano. Grazie a te, eeeh e quindi niente vederle uh, rallentare è una cosa abbastanza super uh, mentre su altri social network le cose sono effettivamente cam uh, cambiate so che Twitch sta bloccando o perlomeno i quei canali che si erano creati che li proponevano bufale Se lo stesso sta facendo anche Twitter senza proprio esclusione di colpi come ad esempio è successo con Trump lo sta facendo anche uh, YouTube YouTube come le ho detto in passato non è che sta, nasconde sta nascondendo sta oscurando i contenuti a meno che non siano particolarmente pericolosi, Paolo doesn't matter. Pod, benvenuto, ehm, ma più che altro sta smettendo di suggerire quei contenuti e io ho visto anche che molti di questi canali che stanno subendo in un certo senso questa non, uh, non diffusione Dino Tinelli non si ferma mai diciamo, vedi che Dino Tinelli sono andato a farmi un giro oggi per vedermi dei, canali, dei, dei video che potremmo vedere prossimamente e eh, non si sta cagando più nessuno manco i suoi Toys124 benvenuto e... E, e niente quindi um, cioè il discorso è ho visto che però molti di quelli che campavano dalle bufale o dalle notizie montate o no, non fatemi Frenomi Barba Zeus, grazie, e stanno, hanno fatto diversi video sottolineando che questa è una censura mediatica dei poteri forti, la cazza dei vari, e l'hanno iniziato a chiamare. Per questo io lo tengo sotto controllo perché sono affascinato sono interessato proprio grande capitano sta diventando un vero idolo ma chi io ma che sei impazzito rockbuster ma non diciamo cazzate però hai fatto bene a maledire i panda dieci volte eh, eh, dicevo stanno uh, mi sono dimenticato cosa stavo dicendo vedi ah sì uh, hanno inventato sta cazzata quella là del della, come l'hanno chiamata l'hanno chiamata il uh, dipartimento della verità, qualcosa del genere, che era praticamente il dipartimento che si era inventato uh, Orwell nel libro uh, 1984. Eh, che era quello che decideva le cose che fossero sarebbero state vere e quelle no, quindi censurava sostanzialmente, era un dipartimento della censura. Timido Ira Condo, benvenuto. Eh, e loro hanno iniziato a chiamarla così: cioè, ehm, stanno prendendo proprio a mani grasse da Orwell, dalla letteratura di Orwelliana, per definire quelle che secondo loro. Quello che secondo loro è questo grande complotto, questo grande regime che ci controlla dall'altro. Cazzate immazzi. e mazzi. abbiamo sentito un sacco di volte il danneoli. Lingua, tutti, tutti questi termini un po' um, alternativi, ecco, diciamo così. Ah, il Dipartimento della Verità. Grazie mille, compare. Io sono, sono stato abbastanza pigro da non andarlo a cercare. E ad ogni modo, sì, io l'ho adorato quel libro, ad esempio, anche se sono successo un sacco, cioè l'ho letto da un sacco di tempo. però adesso il Dipartimento della Verità è una teoria uh, concordata da questi. <ride> si, sì, Orwell, si, Rigia nella tomba. Tra l'altro, lui, vabbè. Era proprio l'opposto quello che voleva dimostrare. Comunque Adesso gira questa cazzata quindi del dipartimento della verità, che in qualche modo censura i contenuti che vanno contro il mainstream. Il mainstream è bellissimo perché ti fa vedere, capito, che loro sono tipo l'alternative sennò quello ha fatto un video documentario in cui dice che le foreste non esistono. Ah sì, perché ti ricordi tra l'altro lui, lui era quello che diceva che le montagne in realtà sono tronchi di alberi tagliati, non so se vi ricordate. Vabbè, dai, basta cazzate qua. <ride> Stiamo parlando di cose fantastiche. Il ministero della verità, non il dipartimento. Era il ministero della verità. Hai ragione, bravissimo. Eh, io l'ho letto troppo tempo fa, effettivamente. Però, povero Orwell, siamo tutti d'accordo. Allora, eh, la prima notizia del giorno è la foto di Salvini in treno, senza mascherina, seduto in un posto non utilizzabile. E qui raggiungiamo già il corollario. Sto già, non lo so, ridendo tantissimo. Obscuro Rail. Obscure Ray, benvenuto uh, Aspetta, adesso ti metto qui devo, in un, devo mettere gli avvisi in un punto in cui li vedo bene Così non me li perdo E la chat vi metto un pochino più grande Vediamo, uh, ecco, così riusciamo a vedere i vostri commentini Dunque, dicevo È bellissima, sì, così tutta ad un fiato Perché uh, questa è la classica fotografia che Salvini... <ride> Fa e pubblica sui, sui social network per, per campagna elettorale, no? Quindi per far vedere che lui sta lavorando. Mascherina dell'italiano sta andando ai comizi sta per incontrare la gente del popolo perché lui è un uomo vicino al popolo. E prima volta in live qui, capitano. Allora, benvenuto, Morchi. E, e niente, in pratica ha fatto la fotografia e ha fatto un disastro perché era seduto in un posto in cui non ci si poteva sedere con la mascherina abbassata. No, e, uh, e niente. Overkill quindi grande, povero Salvini. Come cammina, fa una figura di merda. E eh, lo so. Io qua sono molto empatizzo molto con Salvini. Quindi, per una volta, prendo le sue difese. Non che lo difendo da, da questa boiata, ma più che altro. Difendo la, la figura di merda come istituzione Perché la figura di merda è importante Nel frattempo non so se avete visto Ma è, hanno pubblicato questo piccolo video, videogiochino Che si chiama Capramento In onore di Sgarbi e della sua figuraccia in Parlamento Alle bianconero benvenuto Cioè in pratica Uh, sapete, abbiamo parlato la settimana scorsa che Sgarbi è stato portato via a forza da, dal parlamento, perché aveva detto cose abbastanza insomma, uh, ambigue, uh, che non sono state riportate bene. Poi ho visto in realtà ad onor del vero che sono state riportate anche dei piccoli, delle piccole correzioni. Cioè, nel senso che sembrerebbe che lui stesse dicendo qualcos'altro, eccetera, eccetera. Non ho capito niente perché in realtà non esistono delle registrazioni chiare. Diamo il Beneficio del dubbio al signor Sgarbi Che per una volta non si è fatto prendere Dal turbiloquio ma abbia semplicemente uh, Abbia semplicemente Sia stato semplicemente frainteso eh. Comunque si sì, il turbiloquio Di Sgarbi è super potente Sempre come fosse antani Benvenuti In sto periodo di esani pressanti Della segna stampa è l'unico sollievo Oh dai Meno male, sono, sono felice, compare. Allora, giochiamo a, a capramento. Vi faccio vedere: in pratica è un gioco del cazzo. Ah! Ecco: è facilissimo. Tu clicchi quando c'è scritto Tap. E lo fai scendere al signor Scarby. Quando c'è scritto Stop, ti devi fermare. Io ho perso sempre. Stop e ti fermo. È un gioco del cazzo, però è bellissimo perché c'è Scarby. Bro, Dimiechi, benvenuto. E, capra, e la cosa bella capra. è che effettivamente ci sono le capre. A, a proposito, adesso voglio parlarvi di una cosa che riguarda proprio sgarbi Intanto cerchiamo Capomatti, benvenuto Non fa niente che è troppo... Eh, vabbè, ho perso Record, record nazionale, vabbè Sì, comunque ti entra nelle orecchie Mio Dio, Capramento è terrificante Uh, C'è una cosa che volevo dire riguardo a Scarby. Anche perché sto per farvi vedere la notizia, che per me è la notizia più bella della settimana. In assoluto. Proprio la più bella, in assoluto. È la più ridicola, perlomeno. Che è... cazzo sto vedendo? Benvenuto, benvenuto. Uh, dicevo. Uh, Sgarbi è un fenomeno media mediatico che è sopravvissuto alla televisione proprio per il fatto di essere stato Sgarbi e io voglio riprendere un discorso che ha fatto di recente Weisa sul suo canale, cioè il fatto che lui raccontava di essere deluso da internet perché alcuni dei cliché televisivi che a noi fanno tanto schifo, perlomeno che tutti dicono eh, che, è schifo, che è schifo, come la Barbara d'Urso o Sgarbi eccetera eccetera, sono stati ripresi dal web. E sono stati E sono diventati Molto popolari Sul web Dalle stesse persone Che dicono Che fa schifo uh, L'hype train Non so manco io Cos'è compare Te lo dico francamente Sono ancora un ignorante Per youtube Però Ehm perché effettivamente ci sono delle, delle, delle cose avvenute su YouTube, ma non soltanto italiane, proprio, proprio mondiali, per cui uh, effettivamente quelle dinamiche da Barbara d'Urso, in cui inviti qualcuno di controverso, in cui gli fai dire la cosa brutta, in cui in qualche modo spingi il, il dibattito e, um, in modo disgustoso, ingiustificato, eccetera, eccetera, è stata utilizzata, è stata presa anche da moltissime altre persone sul web e l'hanno resa in qualche modo ah scuma, adesso parliamo anche di scuma e l'hanno resa in qualche modo caratteristica ecco, io ci tengo a dire che è vero che questa cosa è successa ed è una cosa che mi porto nel cuore da almeno 5 anni perché ho visto che anche in Italia ci sono dei anche specialmente su Youtube ma, ma anche su Facebook, su Instagram che campano di questa roba qua e mi dispiace e, um, mi dispiace in quanto utente Mi dispiace in quanto dovrebbe essere broadcast yourself Sarebbe bello fare qualcosa di, di originale ecco. eh, Di nuovo perlomeno Di rivoluzionario La nostra piccola rivoluzione. Robot confuso benvenuto e, um, il, il problema però è, um, è che se la gente vuole questo Evidentemente uh, ci meritiamo questo Cioè voglio dire se se noi critichiamo nostra zia per vedere Barbara D'Orso e poi ci facciamo la nostra personalissima Barbara D'Orso, evidentemente Barbara Dorso tira e quindi va bene. Forse ci siamo sbagliati. Barbara Dorso è quello che, che, che ci meritiamo. Eh, però una cosa la voglio contestare a Waste. Probabilmente, cioè non lo so se, se la vedrà questa live. Ne dubito, perché non ha abbastanza tempo. Eh, suppongo e eh, ho percepito che non gli piace nemmeno vedere troppe live, all'amico Riccardo. Comunque eh, una cosa la contesto lui diceva che ormai YouTube si è riempito di contenuti uh, di, mh, che derivano da Twitch Che sono ricaricati, tagliati e quant'altro Cosa che è vera E diceva che questa cosa lui la, la trovava intollerante per due ragioni Una perché nel tentativo disperato di produrre dei contenuti nuovi C'erano delle interviste oscene C'erano delle... non oscene però delle interviste un pochino stupide questo abusare proprio del, degli ospiti di quant'altro per poter uh, produrre dei contenuti nuovi e io posso anche concordare ve lo dico senza ombra di dubbio io ci tengo uh, almeno due volte a settimana se è possibile a invitare uh, a, a invitare degli ospiti proprio perché gli ospiti mi aiutano a stimolare un dibattito immaginate se io dovessi essere qui sempre Totalmente da solo a parlarvi, ecco, io penso che a un certo punto mi mancherebbe anche lo stimolo perché io, una volta che ho parlato, non lo so, una settimana di argomenti sempre diversi inevitabilmente mi ripeterei, ma perché siamo degli esseri umani, cioè siamo limitati nelle nostre conoscenze, capito? E avere un'altra persona con cui parlare è una cosa, secondo me, molto facile per produrre dei contenuti, perché ti aiuta a stimolare un dibattito, un dialogo. Quindi io personalmente lo faccio, però ho capito che lui stava parlando di, di de, dinamiche un pochino diverse, e parlava probabilmente di, di queste persone che fanno, tipo, molteplici live al giorno. Quindi sono costretti molto spesso a chiamare delle persone per stimolare il dialogo e io lo capisco da tutte e due le parti perché ovviamente stimolare il dialogo è indispensabile se vuoi tenere, se vuoi intrattenere e ripeto, secondo me non lo puoi continuare, non puoi farlo da solo, non te lo puoi permettere nella maggior parte dei casi, a meno che non sei un videogiocatore. Se stai giocando a un gioco ovviamente lo puoi fare da solo ed è intrattenimento puro, però noi che parliamo... No, cioè noi che parliamo vorremmo portare un dibattito, vorremmo portare delle osservazioni, dei, dei pareri, un, un senso un, che, che valga la pena essere visto, quantomeno. Ecco. E, però lui diceva: Io vedo su YouTube soltanto contenuti ricaricati da, da, da Twitch, tagliati da Twitch, eccetera, eccetera. E io qua invece lo contesto. Lo contesto perché se lui vede in realtà contenuti ricaricati da Twitch e non riesce a trovare roba nuova, è probabilmente dovuto al suo feed cioè al fatto che lui continuando a guardare contenuti ricaricati o anche soltanto cliccando per curiosità o quant'altro su contenuti ricaricati da twitch gli finiscono per essere suggeriti soltanto contenuti simili quindi degli stessi canali e, di, eh, e ricaricati da twitch perché io personalmente ve lo giuro nelle ultime due settimane ho scoperto un sacco di canali nuovi uh, roba fighissima ho sempre roba da guardare ho trovato le mie nicchie uh, di canali che, che mi piacciono e me li sto guardando, mi sto spolpando. Ci sono dei canali che non avevo conosciuto bene ma che erano famosi, anche americani, eccetera, eccetera. Quindi uh, in questo lo contesto, cioè nel senso che uh, non è vero che i contenuti sono finiti, non è vero che l'originalità è finita, non è vero che non, non c'è più nulla di nuovo, che non ci sia nulla di bello e che sia tutto di Twitch. Twitch ha è esploso durante il periodo della pandemia per ovvie ragioni perché la gente aveva molto più tempo però di gente che crea dei contenuti fighi su YouTube ce ne sarà sempre, ne usciranno sempre di nuovi e se vuoi trovare il contenuto figo devi andare su quei canali che fanno dei contenuti originali appositamente per YouTube perché molto difficilmente troveremo dei contenuti troppo originali su Twitch perché come ho detto sono live quindi non potendole montare, non potendo avere uno script, dovendo parlare così come ci esce eh, ci spammi questi canali. Ma vi faccio vedere un canale. Allora, spero che. Mm, vi faccio vedere un canale che ho scoperto di recente. Che è americano. Però non mi ricordo come si chiami. Eh, merda, come cazzo si chiamava? Uh, uh, process. Aspetta, fai vedere se lo trovo. È un animatore uh, americano. Mm. Allora, questo è un bellissimo canale, Eccolo, l'ho trovato. Ma vi faccio vedere questo canale americano, si chiama James Lee. Si chiama James Lee, fa dei contenuti assurdi. Proprio assurdi, ragazzi, assurdissimi. Eh, faccio vedere un video che dura poco Si chiama un minuto Questo è un minuto e 12. Ma giusto per dirvi ragazzi che Di roba bella e originale Ce n'è tanta questo, questo è uno di quelli che ho scoperto questa settimana Per, per dirvi L'avete mai visto questo canale Si chiama Lo ripeto Lui si chiama James Lee Fa pochi video mh, Uh, in realtà, perché lui facendo animazione ne riesce a fare 3 o 4 all'anno, penso. Però vi faccio vedere il livello del, del video. A me ha riempito il cuore perché è qualcosa di bello, di molto bello. Guarda, aspetto che levo la musica. Kid, I'm your favorite internet personality, and I can tell it you're one clever little cookie, a real go-getter, a trendsetter, a maverick, just like yours truly. <clears throat> Say, I know a little game for little mavericks who want to get the big bucks. Just give me a 50, and I'll let you keep whatever's in this here treasure chest. Allora, io impazzisco, eh, non sono una cippa in inglese. Allora cerco di, di farvi capire perché sono impazzito per sto canale. Uh, il livello delle animazioni. Raga, mi fa proprio venire il modo in cui sono girati. Guardate qua. my youtube channel's on the up and up check out my social blade i'm in the 100000 sub club fuck yeah so my off-screen friends have thrown me one big fucking party you just missed some sweet drama one minute idubs was unboxing then the linus tech tips guy punched nicole harbor it was awesome speaking of hitting Don't tell Questo è YouTube, you, ragazzi. Cioè, porco cane. <tossi> you know, guys, we like to keep Fare quella roba là è difficilissimo, perché quello non è un video. Quello è un video che è stato ripassato... Con un sacco di effetti e soprattutto uh, degli effetti proprio a livello di, di frame per renderlo artificioso ed è una cosa fighissima. sembra che è incastrato Roger Rabbit, concordo, però ecco questo soltanto per farvi capire che io mi sono, mi sono tipo consumato sto, ca sto canale che comunque ha pochi, uh, pochi video, capiamoci... Uh, e l'ho scoperto di recente, ma ce ne sono tantissimi, ragazzi. Proprio tantissimi, tantissimi. Sembra Sin City, sono d'accordo. E... e quindi, niente. Io personalmente, nel mio piccolo, vi posso dire che sono assolutamente convinto. Che lì fuori, sulla piattaforma, su, su YouTube in particolare, che è la mia piattaforma preferita, non lo nascondo, ci sono tantissimi, tantissimi, tantissimi canali che possono, uh, in, possono farci scoprire cose nuove. Io l'ho provato anche per canali famosi, per dirvi. Io di recente, guardando un video che avevano prodotto i The Jackal, infatti volevo farvi una live parlando di quello, mi sono sentito. Sprigionare, vi giuro, di fantasia. Perché hanno fatto un video molto particolare, montato in modo particolare. Che mi ha ispirato tantissimo. E io volevo fare l'elogio anche a loro. Perché, cazzo, dopo tanti anni facendo video, un sacco dei, dei loro colleghi proprio hanno questa curva discendente. Perché dicono: Vabbè, ormai noi abbiamo il nostro seguito, ormai tutto quello che facciamo che caghiamo diventa oro. Loro no, hanno alzato ulteriormente l'asticella. Ho visto quel video, sono venuto, mi sono visto altre cose, comunque insomma sostanzialmente ragazzi stanno là fuori, non dobbiamo assolutamente, cioè, stentrea, trefora, come, come si legge il tuo nome, benvenuto compare. Eh, comunque insomma questo è soltanto per dire che i contenuti ci sono, anzi assolutamente non, uh, uh, non concordo col fatto che... Uh, in qualche modo il web sia morto Non ci sia più nulla di originale I contenuti di Twitch stanno dominando Perché sono facili Anche io li ricarico Perché chi non vuole vederli in diretta Non vuole partecipare al nostro club Può rivederli dopo tranquillamente Però se tu non lo guardi Non ti escono più i video del club Capito? Così come non ti escono gli altri video di, di Twitch Se tu clicchi su play Ti escono Anzi si riempie Ovviamente Comunque Andiamo avanti, questa è la notizia più devastante, che mi ha fatto morire dentro un pochino, ma anche pisciare sotto di risate. Allora c'è stato questo misterioso uh, biologo di Atlanta che su Facebook aveva fatto i complimenti uh, lodando il lavoro di The Donno e dicendo che aveva salvato il mondo, aveva salvato il paese. Ricordate che Do The Donno è quello che aveva proposto il metodo plasma, no? e non è un metodo nuovo è un metodo che si utilizza per uh, da, da, da secoli praticamente no vabbè da, da decenni però per, uh, per produrre sostanzialmente gli anticorpi e poterli in qualche modo Alebatti benvenuto per poter isolare gli anticorpi e poter in qualche modo curare qualcuno che, che non se la sta passando male per una determinata patologia in questo caso per appunto per il coronavirus e... E di donno si è rivelato un pochino un personaggio molto Piccolo. E scusate se sono violento, in ciò, ma anche un pochetto miserabile. Tra le tante cose che ha fatto nell'ultimo periodo, questa qua mi ha fatto pisciare sotto le risate. In sostanza, si è scoperto che questo Joseph Dominus che faceva i, compl i complimenti a Didonno era di donno, era di donno con l'account falso. Baby Babibabo, benvenuto. Cioè si è fatto l'account falso, si è fatto i complimenti su Facebook da solo. La gente è andata. Cioè, la gente... Un, I giornalisti sono andati a cercare chi cazzo è, questo jo, Joseph Domin, eh, uh, Domimus, Dominus. Dominus. Nessuno ne sapeva niente. Tra l'altro doveva essere tipo del, um, un professore di Oxford, non mi ricordo. In sostanza... Uh, nessuno sapeva niente Nessuno capiva che cazzo era Poi facendo un po' di ricerca Hanno scoperto che era lui Era Donno Mio Dio Dopo aver fatto questa figura di merda Tu dici Cosa fai? Ti stai zitto per un poco? No Lui ha fatto un post Tutto indignato Su Facebook Di Donno Dicendo Sì ero io Mi avete scoperto Ma questo eh, l'ho fatto apposta eh. L'ho fatto apposta Perché io volevo capire Chi mi, uh, chi mi seguiva con affetto E chi invece uh, Era pretenzioso E allora per fare questo io ho inventato questo account falso Tutti quelli che sono andati a cercare Chi fosse quel medico non mi voleva bene È un mio detrattore E quindi io ho dimostrato di aver ragione Ma vaffanculo <ride> Lo ha detto davvero Ragazzi lo ha detto davvero Mio dio mio dio Sto male sto male, che figura di merda uh, invece qua abbiamo una bellissima notizia, uh, non so se voi siete fan di The Boys, la serie Prime, ecco il 4 settembre esce la seconda stagione, ve lo volevo condividere perché, Sì, qua è proprio figure me figure. Me, papapapa. Comunque, uh, vi volevo condividere questa notizia perché io sono molto felice. Sono, la prima stagione mi è piaciuta da impazzire. Io in realtà ho letto tutti i fumetti di The Boys. E, e sono fenomenali. Anzi, vi consiglio, anche se vi è piaciuta la serie, ve, leggetevi i fumetti che, che spaccano, sono, sono veramente fighi. E, e quindi niente ho scoperto che questa, Sta per uscire la seconda stagione. Sono stra contento. Sta sappiate che ci siamo, ci siamo. io me la, me la guardo a bomba, me la consiglio perché è una versione distropica, e de destrutturalizzante, destrutturante come si può dire, della, della versione dei supereroi, quindi molto figo, c'è stato un periodo in cui in America è diventato molto di moda questa, questo modo di, vedere, insomma, di, di riscrivere i supereroi, in, abbastanza cinico e violento, eh, quindi questo è stato il coronamento proprio torna il nostro amico Matteo fase 3 Salvini non ne posso più di questa distanza sociale torniamo torniamo ad abbracciarci mm. e <ride> eh, vabbè eh, no, 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 non lo so cioè, io voglio, voglio, voglio chiedere a voi perché sono davvero 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 curioso ma secondo voi questo atteggiamento questo questo modo di parlare, questo modo di comunicare, anche pericoloso, secondo me, sta dando gli esiti sperati, cioè, effettivamente, lui sta avendo ragione a fare questa cosa, sta, sta venendo premiato nel fare questa cosa, oppure... Boh, vabbè, perché, cioè, io ho un pochino al posto suo, mi vergogno, ma un tantinello, parlaci di scuma, avete scritto nei messaggi, vabbè, allora aspettate, Taranto... 2026 eccolo qua allora vi dico che sono indignato e ho bisogno del vostro aiuto uh, allora questa era la pagina di cui avevo parlato in una live uh, di recente dove si poteva votare la mascotte per uh, la manifestazione uh, dei giochi del Mediterraneo dei ventesimi giochi del Mediterraneo che è stata vinta da Taranto e si farà nel 2026 è una sorta di Olimpiadi, quindi una cosa importante. E bisognava scegliere il cazzo di, um, di mascotte. Ora ne hanno proposte tre di mascotte. Che secondo me due sono oscene. Cioè questo qua è osceno. Se voi uh, leggete le informazioni chi è Ionios, vi dice Ionios è un delfino birichino che già questo ti fa incazzare dentro. Uh, dalla pettinatura punk, il piccolo principe del mare. Perché piccolo principe tra parentesi? Va bene. Uh, del mare Nostrum, simbolo di felicità dei giochi in acqua. Però questo non è il simbolo della felicità, questo è il simbolo della perversione, questo è il simbolo del malumore, del malessere esistenziale, del dolore fisico. Cioè, questa cosa è sbagliata. Ridotz, benvenuto. Icos, uh, d'altro canto, che è questo tizio mal disegnato in posa disgustosa che, mamma mia, rappresenta in pieno il patriarcato, ci tengo a definire, a ripeterlo. Ecco, Icos è il mito tarantino dei giochi in versione supereroe. Versione supereroe. Ma vaffa, uh, metà macio, metà mare, sirenetto innamorato dello sport. Tra l'altro non hanno detto Tritone, sirenetto. Cioè Sirene Ma che cazzo è Sirenetto Poi abbiamo Scuma L'unica disegnata decentemente Che è una cozza Ed è una figata È una figata perché Cazzo è disegnata bene Questa me la farei pure tatuare Ve lo dico senza problemi Questa è, è disegnata bene È l'unica Lei è contro il patriarcato Scuma è l'immagine dei migliori frutti del mare Questo in realtà mi fa incazzare Perché io non ho capito Perché la mascotte di Taranto Deve essere il, il prodotto ittico di Taranto Ma che cazzo significa? Vabbè comunque Uh, anche qui, ma, ma chi è? Ma, cioè, una volta che dobbiamo fare una cosa decente, mi scegliete due mascotte che fanno cagare e una cozza, vabbè. Comunque, la cozza per me è la cosa migliore che potesse succedere. E... Giovane uh, Bella e ribelle contro ogni stereotipo. A chi hai detto cozza finora? Hai detto hai rotto il cozza, squatina. Ehm. <ride> Me la farei pure, bravo. Questa sì che è una cozza, eh, che cazzo. Tra l'altro è disegnata bene ed è contro il patriarcato. Per me Scuma doveva vincere. Allora, ho fatto una campagna uh, per promuovere la vittoria di Scuma su... sui miei social e Scuma, nell'arco di una giornata, aveva ricevuto 10.000 voti in un giorno. Ora, io voto adesso Scuma, vedete cosa succede? È a 3811, voti totali e sono 11.000 circa. Sti pezzi di merda, cosa hanno fatto? Dopo un giorno hanno cancellato tutti i voti per scuma: tutti, era arrivata a 11.000 e qualcosa, cioè no, era, aveva superato i 12.000. Le hanno cancellato tutto. Il giorno dopo io, incazzato, ho detto, ragà, qua ci stanno boicottando: rifate il voto, cioè rivotate. Era arrivata a 6.000. Il giorno dopo... Li hanno cancellato di nuovo! Li hanno cancellato di nuovo! E per me questo è gravissimo. Tu puoi dire... Eh, ma... Magari è finito il tempo per votare, eccetera, eccetera... No! Perché I Ionios sta merda! Era a 4.000 voti! Quindi i voti per Ionios li fanno valere! I voti per Skuma, no! Li hanno cancellato i voti! E per me questo è gravissimo! Cioè, se tu fai una manifestazione sportiva... E decidi di alterare il voto perché il popolo, in questo caso la ciurma, ha scelto una mascotte che a te non piace. E porco cane, tra l'altro, hai, hai detto tu alle persone: Aspetta, ok, hai detto tu alle persone che potevano votare, quindi hai fatto un voto, e tu mi cancelli il voto, allora sei veramente scemo. Per, anche perché insomma. È una pessima pubblicità. Mo', scherzi a parte. Ti avevo fatto, gli avevo fatto un sacco di pubblicità gratuita. Questa era pubblicità. Mo', hai la delusione negli occhi de delle persone che sognavano di avere scuma. Allora, ragazzi, facciamo così. Voi andate su Facebook, adesso lo dovete fare. Su Facebook, andate su uh, uh, Giochi Mediterraneo 2026. Vediamo cosa esce non ne escono, ecco allora. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Andate qua e lasciate un messaggino. Il messaggino deve essere. Giustizia per scuma. Andate tutti quanti e lasciate un messaggio. Giustizia per scuma. Oh. Ma questa vale come uh, shitstorm? No questa è una love storm Ragazzi questa è una love storm Questa si può fare perché c'è amore C'è amore Lo stiamo facendo per amore qui Per amore nei confronti di scuma E anche perché è nata una ingiustizia Qui c'è un'ingiustizia in corso E lo devono sapere Che noi non, non rimaniamo in silenzio davanti a tanta ingiustizia Anche di donno <ride> È venuto a votare Non ho Facebook, mannaggia Ma forse è meglio che non c'è Facebook, compa Comunque, andiamo avanti con le notizie Mannaggia, scuma Questa cosa qua mi è rimasta, comunque Mannaggia Comunque uh, È successa una cosa abbastanza importante, a quanto sembra Cioè, uh, Twitch ha bannato in via definitiva Uno streamer estremamente importante e famoso Che si chiamava Dr. Disrespect che a quanto pare io non lo conoscevo Ve lo dico francamente Ma a quanto pare era tipo uno dei top uh, streamer che, che esistessero sulla piattaforma Molto seguito in America E ovviamente come suggerisce il nome Era famoso per essere abbastanza poco family friendly Ecco E aveva um, Ogni tanto lo bannavano per piccoli periodi E uh, Non c'è fra Mi spiace simpaticissimo In che senso? Che è successo? Ah, capitano, il voto si è chiuso il 16 giugno. No, 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 mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto. Non fa niente. Il popolo ha parlato, tu devi alterare il voto. Non fa è stata presentata il 20 giugno. No, come? Perdonami se ripeto, le votazioni sono chiuse, le votazioni sono terminate, stai sbagliando, è stata presentata il 20 giugno. Non fa niente. Scuma merita di vincere comunque. Non fa niente. Hai letto il nuovo amico di David Puente? Uh, L'articolo di David Puente? No, non l'ho letto, però poi vi vado a documentare. Anche con lui ero in contatto tempo fa per, uh, per una serie di ragioni ovvie. Sì, ma il delfino sta aumentando voti, appunto. Cioè, allora, ascoltate, a me va pure bene che alla fine vincesse il delfino perché ha ricevuto più voti, ma non mi cancellare i voti di scuma, io voglio che la gente veda che il popolo della ciorma aveva scelto un'altra un mascotte, che noi abbiamo una dignità da salva salvaguardare. E che cazzo, non quel delfino rincoglionito. Dove devo commentare. Allora, comunque. Insomma, ragazzi, Dottor Disrespect. Uh, quanto ho letto di recente aveva avuto una storia abbastanza particolare. Perché tra le tante cose l'anno scorso pare che avesse dichiarato pubblica pubblicamente di aver tradito la moglie, eccetera, eccetera. Tu dici, vabbè, i fan. E poi è sparito da dalla piattaforma per circa un annetto. Tu dici, vabbè, ma i fan se la saranno presa male. Eccetera, eccetera. No, no, i fan un anno dopo sono venuti. Più di prima a seguirlo, Quindi questo vi fa capire come funziona in generale il web Gaiab1997, benvenuto. E, e niente, in, in pratica adesso è stato bannato per sempre dalla piattaforma Il che è una cosa abbastanza estrema Perché se tu banni uno streamer così tanto famoso Stai in qualche modo sabotando la piattaforma stessa Perché questo streamer può andare adesso su altre piattaforme Che ovviamente verrebbero maggiormente seguite, quindi insomma stai perdendo, un po' come se hai cacciato Jerry Scott per dirti, nel programma di punta non lo so, eh, per farvi capire non che io seguo Jerry Scott però e, e quindi vabbè niente, in pratica è stato cacciato e non si sa la ragione in realtà questa è una cosa interessante non, non si sa bene cosa abbia fatto girano voci che potrebbe essere dovuto a una presunta uh, causa che si sta per prevedere di molestie sessuali, però sono delle, delle cose non dimostrate. Questa è una voce di corridoio. Non sappiamo quanto sia vero. Comunque, una cosa è certa, Twitch lo ha bannato. Che è una cosa. Che vi fa capire quanto twi Twitch sia severa con, uh, con gli streamer. A prescindere da chi cazzo essi siano. Cosa che comunque io rispetto. Puoi essere pure, non lo so, lo streamer più famoso del mondo. Se fai una cazzata, comunque, ti. E non mi caga che lavoro frustrante. Che è successo? Non fate arrabbiare Morgana, ragazzi. Non fate arrabbiare Morgana. Allora... Andiamo avanti, va? Capitano, il mio commentino l'ho lasciato. Brava. <ride> Bravissimo, il cinghiale. Fatto bene. Uh, stanno cancellando via via i post che lasciamo. Bavaglio. No, bastardi. In realtà pare che sia stato bannato perché ha... Annunciato che stavo... Creando lui e altri una piattaforma di streaming... Ah, cazzo, davvero? Allora, se me lo dice Morgana ci credo, perché Morgana è molto... No, Capitano, è con te che ci stavo cercando di parlare. E va bene, Morgana, ma io, dai, come faccio a seguire tutti i messaggi? Ci provo, faccio del mio meglio. Comunque, dai, figata, non, non lo sapevo, quindi mi hai risposto. Eh, io so che tu se, segui abbastanza le, le vicende su Twitch, molto di più di me, comunque. Quindi mi, mi fido. Eh, quindi, niente, ha fatto, in realtà, ha fatto bene a questo punto. Boh, rispetto al Dottor Disrespect, non per niente, ma, ma quantomeno perché. Insomma, avere le palle di creare una piattaforma nuova e di provare a portarti dietro le persone è molto interessante. <ride> non lo so. È una cosa imprenditoriale che rispetto. Capitano, ma poi le grafiche che ti inviai le, uh, le hai ricevute? Non mi ricordo. Mi stanno arrivando un sacco di messaggi. Alcuni dico questo, li rispondo dopo, e poi me ne dimentico. Ah, vado a cercarle, promesso uh, Finita la live vado a cercare Non ricordo, mi so, molte persone mi hanno mandato delle grafiche Però non mi ricordo che, se li, uh, Anche perché non le sto leggendo più io le, le email Mi arrivano così tante email che adesso sto, mi sto facendo aiutare dal network Perché altrimenti non, uh, non so più come fare Comunque niente, vi volevo far vedere questa cosa Star Wars, invece, è il giocattolo più raro del, franchising, del franchise E il prezzo è da capogiro Allora, costava 185.000 dollari l'offerta finale ed è questo ragazzi <ride> è il pupazzo di boba fett in versione orribile a quanto pare Sì, a twitch ha chiuso anche il canale di Trump è quello che vi stavo dicendo prima sul fatto che stanno agendo proprio sui canali che diffondono fake news perché li hanno chiuso per fake news alla fine e era per dire eh... hanno chiuso il canale di twitch e di Trump Capitano, ma sei anche su Telegram? Sì, tra l'altro so, giù uh, trovate uh, sotto la live un sacco di link: sia il link per acquistare il libro, che il link per scaricare il gioco a cui giocheremo dopo, che uh, quello per il sito e quello dei social. Se tu clicchi su quello dei social, c'è il canale Telegram. Li ho messi tutti quanti in lista, cioè c'è un'icona un social. Tu ci clicchi, trovi tutti i social miei iscritti come si deve e c'è anche il canale Telegram. Uh, vi consiglio di entrare in ponte di comando che è quello di aggiornamento e da lì poi potete entrare nel canale ufficiale dove, dove c'è la ciurma. Ecco. Sono le grafiche delle medaglie dei membri con Teschio. Eh sì ma le ho messe. Sì come no compà. Cioè, cioè ci sono. Le medaglie quelle d'oro, d'argento e, e, e di mirra. È, è di bronzo. Sì, le, pu le puoi vedere, no? Stanno apparendo. Sono Comunque, sì, questo è Boba Fett quando ho finito i soldi ed è povero. Esattamente la cosa assurda è che sembra che questo pupazzo costi così tanto. Semplicemente perché è raro, ma in pratica fa cagare a spruzzo. Cioè, questa cosa è proprio orripilante. Il mio falegname con 30.000 lire lo cioè facevamo. Vabbè. Vediamo la prossima notizia. Ah, uh, 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 questa è una cosa che mi sta molto a cuore. In, re in realtà, ve l'ho già detto diverse volte. Io sono assolutamente a favore del, uh, del contante soltanto digitale. Nimwe, benvenuto. Siamo a arrivati a tre mesi. Grande, mi, mi dispiace per il disagio che ti regalate <ride> in tutto questo tempo. Ehm... Questo dovrebbe essere uno di quei mo modelli che ti vendono per colorarlo. Ah, va bene, ok. Eh, Brodi Nieghi, grazie per avermi detto i panda. In sostanza io sono a favore del limitare il contante, perché il contante è quello attraverso cui si fa maggior, numero, maggior quantità di, uh, di frodi, sia di frodi che di, uh, di evasione fiscale. Poi. E, e poi tra l'altro io ho subito questo svezzamento. A Un certo punto della mia vita, quando sono andato all'estero, e ho scoperto che nessuno aveva soldi. Avevano tutti quanti denaro soltanto su, su carta di credito. E io sono stato per anni, anni. Senza mai avere un soldo in tasca pratico. Cioè, avevo soltanto una carta di credito. Pagavi tutto con la carta di credito. Oppure i croissant in fra, quante che costavano? 80 centesimi, ti è la carta di credito, pum, pagato. Non devi stare con queste cose in tasca, tutto quanto. E nessuno ti può rubare niente perché, ovviamente, ti rubano i portafogli. Prendi il telefono e blocchi la carta, tutto quanto. Io sono assolutamente a favore, sia per sicurezza che per evitare l'evasione. Che contro la droga, eccetera, eccetera. La droga da cazzo di erba. Vabbè, comunque uh, adesso stanno facendo le campagne. Invece, lo sapete, i sovranisti non amano questa cosa. Dicono che ci schedano in questo modo. Dicono che. Mh, perché no? Il, il denaro è tracciato e ci tracciano. E, scusami, eh, però il discorso è: perché mai hai paura di essere tracciato? Nel, se compri qualcosa cioè Che cosa stai comprando con quei soldi Che non vuoi essere tracciato Porca puttana uh, E poi io sono a favore anche perché Nel momento in cui uh, Limiti cioè uh, Tutto diventa digitale Si abbassano anche i prezzi Perché adesso il problema che abbiamo in Italia È che per i negozianti Per quelli che ti vendono un prodotto C'è una, trans una transazione da pagare Quindi in teoria a lungo termine è una transazione piccolissima, eh, piccolissima. Io mi comprai un post perché volevo vendere delle magliette che mi avevano fatto a una fiera, poi non l'ho mai usato. Però avevo visto che tipo ogni transazione dovevo pagare al proprietario del post qualcosa tipo 12 centesimi. 12 sono 12 centesimi, però se hai l'attività posso rendermi conto. 12 centesimi alla volta è un pochino come se guadagni leggermente di meno. Però è anche vero che se tu. Uh, inizi a... a far girare questa roba. Eh, cioè, se inizi, se inizi a diventare normale, i prezzi si abbassano per competizione. È sempre così che funziona, eh, che cazzo. Uh, ah, per quanto riguarda Discord, ragazzi, allora voglio, voglio farvi un annuncio. Io tempo fa avevo dei membri della ciurma che avevano fatto il nostro server Discord, su, cioè il nostro server della ciurma su Discord. E per un anno mi dicevano entra, eccetera, eccetera, però io avevo troppo lavoro da fare e soprattutto, generalmente, amo che queste cose siano autogestite, come è autogestito il gruppo Facebook, quello Telegram, eccetera eccetera. Mi piace che siate voi proprio a fare le cose come si deve, cioè no come si deve, che facciate delle cose che per trovarvi voi, non lo so, io voglio essere partecipe dei gruppi, però non voglio essere il capo dei gruppi, quello che amministra perché è una cosa odiosa. Il bello di una community è che la community va d'accordo Ritrovandosi in degli interessi comuni e questa cosa mi piace molto, capito. E, però adesso mi sono reso conto che, avere, cioè, dato che sto facendo le live su, su, uh, su Twitch, avere un canale, un server Discord mi, ci permetterebbe di fare delle live dove parliamo, cioè dove io chiedo a voi della live di intervenire con la voce, dove possiamo fare proprio dei discorsi. E, e quindi sto pensando di aprire un, un server. Tira, benvenuta. E, e quindi no, non so cosa fare ragazzi, perché io Discord non lo conosco bene per niente, non lo conosco per un cazzo. Se ci sono i ragazzi che lo avevano aperto in passato e vogliono riaprirlo, vogliono comunque fare di nuovo da moderatori, ragazzi siate, siete i benvenuti. Uh, mi dispiace di non aver diciamo, secondato la cosa in, passata, in passato. Uh, non ho idea di come funzioni Discord. Non l'ho mai usato. Non so nulla di nulla di nulla di nulla. Però, adesso verrei bannato a vita. Perché? <ride> ah, Discord per scuma. nimeria benvenuta. Comunque, niente, uh, in pratica, vediamo di farci un bel server così casomai, nelle prossime live mi piacerebbe moltissimo avere modo. Capitano: noi della ciurba abbiamo il server Discord. Ah, dai, dai, allora, perfetto. Uh, scrivetemi su, su Twitch un messaggino. Così, dopo lo vedo. E, e dai così nelle prossime live casomai cioè, faccio delle live particolari dove casomai possiamo interagire un pochino di più e posso chiedere proprio direttamente il vostro parere o quant'altro secondo me può essere una cosa molto figa in Italia i negozianti hanno due tipi di contatto con, la, con un contratto con la banca uno uh, 80 euro di transizione il secondo 4% sul totale della transizione mensile che sono assolutamente d'accordo che il contante vada estirpato ma allo stesso tempo dovrebbe eliminare le commissioni sono d'accordo anche con te, le commissioni sono alte è eh, il motivo per cui i negozianti non stanno abbracciando questo, questo cambiamento in maniera troppo felice eh, però ripeto, se si fa come si deve e ci sono molte persone che, che riescono in qualche modo a a partecipare, cioè voglio dire, se, se diventa una cosa molto diffusa, sono convinto che i prezzi si abbassino, perché la legge del mercato è sempre così che funziona. Le banche faranno dei, degli accordi abbassando progressivamente i prezzi per diventare più competitive e, e così via, no? Ragazzi. Uh, stream Element per il momento è solo attivo per il comando Ride. Esatto, esatto. Uh, uh, L'ho impostato soltanto perché ci sarà lo sponsor dopo. Quindi ho messo cioè, col punto esclamativo Ride. Vi, vi, vi dà la possibilità di fare cose. Vi <ride> dico che sono ignorante in materia. Comunque ho visto che vi piace l'idea di Discord. Sono molto felice. Uh, qualcuno mi dà il link del server Discord dove è privato, eccetera. Eh sì, sì, infatti. Uh, sono dispositivi che tengono la tassazione Che lo puoi usare o il post senza spese eccessive Sì, uh, io ne ho preso uno di quelli Quindi lo so, lo so bene uh, Però vabbè, ma vediamo La mia banca mi ha bloccato tutte le spese di transizione Sui piccoli importi Quindi nel mio negozio puoi pagare 80 centesimi di carne senza spese Ok Figata, ok Vedi? Evidentemente cioè, nella competizione, nel tentativo comunque di, di, di far gola a nuovi clienti, loro saranno costretti progressivamente a, insomma, a competere anche dal punto di vista dei prezzi. No? Comunque uh, vi volevo far sentire i girelli arancioni, pappalardo. Vaccini, se andiamo noi al potere, li mettiamo proni e li facciamo fare a loro, tutti a loro. Guarda sono... quanti vaccini noi abbiamo congelati nei congelatori? Quanti? 32 milioni di dosi di vaccino, chiusi lì dentro. Eh. Qualcuno dice, ma quando li utilizzeremo? Se, se il, 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 il movimento Cine Arancione va al potere, signori, questi vaccini io so come li utilizzare. No, comunque, io vado a mangiare ci vediamo alla prossima live, non ti preoccupare, compai. E comunque, ragazzi, lui vestito di arancione è veramente un villain di Batman. È il nemico di Batman che Batman sognava ma non meritava. Oggi lo meriterebbe. Mettono tutti in posizione prona! E il vaccino lo faccia a tutti loro! Lo faccia a tutti loro, i vaccini! Perché i vaccini non si possono buttare, li utilizziamo nei loro sedeni. Si debbano abituare a essere fedeli ma noi ormai all'idea dovete essere fedeli all'idea, al giallo, al movimento, al bronzone al movimento dovete essere fedeli Chi è... no raga è, è troppo accetto da qualunque è veramente troppo, è troppo surreale sta cosa se vorremmo alzare la mano eh! sono insegnante di scienze motorie ho scoperto che la seconda andata non si chiamerà covid-19 come si chiamerà? Si chiamerà sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica Oh, ragazzi andranno a scuola a prendere i bambini che viviano solo a punta dell'iceberg adesso c'è qualcosa di più e <ride> lui concorda e, niente, tro sei, tro sei, tro sei. e il famoso brevetto Microsoft sapete cosa dice esattamente? cosa cosa? è eh, fatto una fatica da trovare l'inglese dice <ride> i nostri corpi saranno in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates. No. Che significa minare? Come? Con le energie che noi consumiamo per metabolismo. Questo metabolismo verrà letto dal sensore. Il sensore potrà essere esterno, quindi un braccialetto, ah. una cavigliera, oppure ci sarà il tattoo quantum. Sapete cosa? Il, il tatuaggio quantico. Il tatuaggio il quantico. Garantito essere identificabile dal sistema Come, tramite la rete 5G ma si no. possono leggere tutto onde gamma loro tu potranno ucciderci potranno spegnerci oggi ci chiudono il profilo Facebook domani vi potranno far parlare o ci potranno uccidere è le è signora. un delirio Quindi, la lanciare certi messaggi su facebook di un certo tipo lei fa formazione, lei forma. Sono un cittadino che scrive quello che pensa su Facebook. Ok, ma lei fa formazione, ha un ruolo, ha un ruolo istituzionale, lei non un Dovrei smettere di pensare? Se sistemamente. Meno male che era smesso di pensare perché è, ma non devo qua, qua dire la mi stavo un po'... Al a mio parere, un po' più di attenzione a veicolare questi messaggi a degli studenti. Ho studiato prima di dire queste cose, io devo avvertire le persone di fare studi in questo senso. Meno male che c'è lei perché so, è... figli, ha praticamente deciso le sorti della ricerca mondiale. In questo momento c'è una guerra in corso tra la Cina e gli Stati Uniti d'America. E noi da che parte stiamo? Dalla parte dei cinesi? No. Cioè, dalla parte dei cinesi? Il modello italiano diventa il modello cinese. Gazz, <ride> che la può essere, mi tolgono i bambini? Perché magari hanno due linee di febbre? Giulio, mai le fatte mi hanno detto che, dice <ride> che si assume una responsabilità quando politica, la verità, realtà supera il meme che il vaccino che mi fa è per la mia salute. Io lo faccio e a una certa età, sì. è stato ad esempio già vaccinato da piccolo per la polio. Allora, io ti spiego: l'ultima eh. vaccinazione che ho fatto l'ho fatta nel 1886 e sta bene. Eh? 1886 1886 anni fa, sono diversi quelli di oggi. Sarei messa dire cosa mettere all'interno di un vaccino. Non c'è nessuno che sa esattamente dire fisicamente e tecnicamente cosa c'è dentro il vaccino. Nessuno Ma certo, ci nessuno. sono gli scienziati, ci sono diversi ah, tipi di, di vaccini. Ah. Ci sono i vaccini che immettono i virus. Nessuno sa cosa c'è nel vaccino. Uh, provocano avvio. una risposta del sistema immunitario a quel virus. Ad esempio. Era confuso, però non decisamente non convinto. Non si aspettava una risposta <ride> vabbè. Wow, raga, questa è veramente... La, la realtà supera la fantasia, supera il meme. È una cosa incredibile, incredibile. Comunque, parlando di... Uh, di, di complotti, di cazzate che girano, eccetera, eccetera, no? Vi volevo far vedere... Uh, questo... Questo piccolo articolo che hanno pubblicato. Dove c'era praticamente... Dove sono riportati... Uh, questi sono praticamente dei, dei vetrini di crescita batterica. Uh, se usi la maschera o no, la mascherina o no, questo dovrebbe essere uh, indossando la mascherina e questo è non indossando la mascherina vi fa vedere praticamente in che modo la mascherina effettivamente potrebbe eh, ridurre l'entità del contagio proprio bloccando fisicamente quelle famose eh, goccioline di, di saliva che possono in qualche modo contribuire per appunto alla diffusione eh, questo è uno starnuto, come potete vedere qua c'è una crescita batterica estrema ehi, che vuoi unirti? Compagno, ah dai, eh. per dopo. prego prego, Prendi una, prenda una sedia signorina Uh, allora, Aspetta, che si? Sì, abbiamo compagnia adesso. Allora, uh, 99 Gabbo, benvenuto, Duammo. Continua, sono un futuro TLB. Sogno di avere colleghi come te. Non te lo auguro. <ride> Comunque, uh, E niente, qui vedete proprio, capito? Questo è uno starnuto senza mascherina. Lo starnuto con la mascherina. Vedete quanto ne ha l'entità del bloccaggio. Questo è cantando, anche cantando c'è cioè quell'aerosol, quell quella vaporizzazione della, della saliva, possiamo vedere, uh, lo devo dire anche a Cristina Scabbia, uh, vedete qua la differenza, e questo è parlando, insomma, è una differenza notevole, quindi sì, la mascherina non, non è che non serva, anzi, cioè, serve, Adesso dobbiamo abituarci. Comunque questa critica nei confronti della mascherina, oh, questo per me. Cosa cazzo stai facendo? hai paura del mostro. Ho oh, paura Sto del mostro. Tu sei pazza. Sei pazza. Comunque Se guarda, oggi sono Torricchio. luci super sparate, non so. perché. Forse perché è troppo vicino eh? a quella. Meglio così non si vede che sono sudata. Ah, sei sì, sudata. <gotten> che schifo. Ho paura che schifo, una pillatina a cuffia che facciamo? non lo so, scopriremo insieme che succede amico? Uh, aspetta che te lo metto al centro così parliamo uh, oddio, ma si vedono game. tutte le occhiaie così devo stare molto lontano devi stare molto lontano, molto molto lontano stunnato, <ride> è vero allora, uh, andiamo avanti vi volevo far vedere questo video c'è un gioco, là, un gioco nuovo dove puoi fare simulazioni di battaglie, no? E ho visto... perché? Io torno a studiare il gas intestinale. Cioè... Questa è la mia vita, non so, non so se te ne rendi accorto. La mia vita è fatta Scusate, di queste piccole cazzate. top, top canotta, ho, se, ho sentito che qualcuno ha apprezzato. Qualcuno ha apprezzato, boh, boh bustaio. Comunque, e eh, eh, niente, quindi qui ti potete vedere, possiamo vedere uh, il combattimento di King Kong contro ogni altro animale. E possiamo vedere chi vincerebbe. Epic Battle Simulator, eh, esatto. Quindi, niente, adesso ci vediamo questo, perché l'ho eh, messo. Qui vedi King Kong che picchia. <ride> Ma... Ma guarda che... io lo adoro. Io? <ride> l'ho lanciato. Mi ha lanciato questa violenza. Poverina. <ride> <ride> Minchia, l'ho lanciato proprio così. Ah, questo è King Kong è un contro vero... un gorilla. Un vero gorilla. Vabbè, Cosa okay. vuoi dire? Guarda, guarda, guarda. Rotonda oh. no, proprio così. Io non lo so, sono affascinato da questa. questa. Questo è il più bello. Minchia, più che cazzo gli più... andato. Non mi capire, ma vince sempre King Kong. Eh, non lo so, dipende da chi è più forte. mi sembra eh, che. Qualcuno ha truccato. E forse ne hanno, fatto, ne hanno fatto un pochino troppo. Potente. Da, Inchia, dai, che dai, forte! A me fa morire perché fa, fa così, capito? È proprio realistico. Non si possono uscire. si butta a terra. Oh, dai, che Questo bello, è il futuro bello. che l'umanità sognava. Vedere, sapere finalmente chi vincerebbe. Ma Crash Bash 2. No, non Ecco qui, vediamo. Il dinosauro. sparò al conservo vincerebbe un gabbiano eh si sì, sono d'accordo si sì, vincerebbe un gabbiano guarda quello come stai caricando minchia ma che mi di tutto ciò ha senso ma certo che ha senso stiamo ma vedendo ma lui non perde mai eh, non questo lo so sarà mai. uno dei miei preferiti lo stegozauro si di sì, protoco lo stegosauri ahondo saudi comunque questo è il gioco che io ho sempre sognato so. Ma dov'è lunghissimo? Dai, Anche il, il Triceratopo... No, non può sconfiggere il Triceratopo, è, è un violonello. Ma perché King Kong è Quello è Quello spinosaurus. Ma non può vincere King Kong. King, King Kong, Kong contro, contro King Kong. Se lo sai, vince King Kong. Quello di sinistra. Perché sei un adulto? Questo è quello che io faccio la notte. Non so se non so. non so, io non ho testo a guardare questi video <ride> tipo qua. Ah, belli, bellissimo, bellissimo, bellissimo. bellissimo. Pub... Sì. Allora, ho trovato un contatto mio di Facebook che aveva condiviso questa cosa, cari genitori, voi uh, bevetene se volete, ma evitate di farla bere ai vostri figli. Nessuno pensa ai bambini. Allora tu dici che cosa sarà successo? Loro condividono un video con la Coca-Cola e dicono guardate cosa succede in questo video, questo è quello che succede quando bevete Coca-Cola, mi raccomando fate attenzione non fatela bere ai vostri figli e tu dici ma che cosa, ma che cosa sarà mai successo in questo video da essere così pericoloso? In sostanza lui prende la Coca-Cola, ci mette, la riempie come sempre, fa fare la schiuma, che ci ha messo dentro roba, vabbè. E eh, niente, li mette nei tubi Ragazzi questo è un esperimento che si fa praticamente Molto spesso nel uh, Anche nelle scuole Quello che stanno facendo è buttare la mentos nella coca cola Così si sviluppa l'idea carbonica Dopodiché uh, hanno messo il detersivo Quindi il detersivo diventerà Questa grossa schiuma Che uscirà dai uh, Vedi questa cosa E perché qua. non Ecco um, il, non è co, il video è Una cagatina uh. Una cagatina un esperimentino scioccherello, ecco eh. Sì. Il commento, cari genitori, voi bevetene se volete. Ma evitate di farla bere ai vostri figli. Insieme a del detergente, così. Perché sta, stanno sottolineando il fatto che, dato che succede questa cosa, la Coca-Cola è pericolosa. Ok, capisci? Questo è il livello. Scusa, se vedessero cosa succede nel nostro intestino tenue, no? Qual eh, a... Quali reazioni avvengono, non potremmo mangiare niente. Che cosa? No ma questo mi ricorda quel video su, sempre sulla Coca-Cola che girava tempo fa dove mettevano la Coca-Cola sul fornello, oh no. la facevano caramellare eh. e dopo dicevano guardate è diventata nera, questa è la cosa che bevete tutti i giorni, questa è la cosa che vi fa nel vostro, nel vostro stomaco, è diventata nera, è diventata dura, col, collosa e tu dici vabbè grazie al cazzo hai caramellato la, lo zucchero che c'è nella Coca-Cola. Volevo ritrovarmi un lombrico. <ride> <ride> Vuoi reincarnarti in loro Leggi di questa Forlì in un videogioco Mozione Assassin's Creed in consiglio comunale Il PD assurda e priorità della maggioranza Non ho capito niente Allora traduco dico. perché in effetti X54 pezzi benvenuto Che è successo? C'è questo gioco molto famoso uh, Che si chiama Assassin's Creed Lo so c'è no. uno con un capuccio Tu sei ignorante Senti, Io, io sono so. so solo... Tipo. Mi ha portato Guarda, la frutta, messo, eh? Ma ti ho messo anche il ah. ti ho messo anche il mm. formaggio. Mm. Grazie mille. Allora, uh, quindi Forlì appare in questo videogioco di Assassin's Creed. Ok. Dopo sette anni dall'uscita del gioco, un, uh, un mm. parlamentare della Lega, no, la mozione della Lega dice di parlarne in seduta comunale. Parlare di questo videogioco mm? perché? Perché non <ride> volevano far apparire Furlino <ride> Assassin's Creed. No, perché vogliono voglio utilizzare questa cosa per scopi pubblicitari, a sette anni di, di distanza. <ride> Io Non so. Cazzo, cioè, questa è veramente. Co, come si chiama? Uh, Burns I am Young <ride> Ti prego Forse qua con questo fresco posso Niente non riesco a... Sì ho scritto Burn vabbè, ragazzi no, no, io, io Mister non ho scritto Mr. Burn Sì vedete che Aspettate che lo cerco Mr. Burns Young Eccolo Lui Lui è il parlamentare della Lega Ehi esatto. hey, ragazzi C'era un videogioco Dove appariva Forlì Parliamone Par Sette anni dopo Poi parliamone Che senso Beh boh Parliamone Madonna Quanto è bella questa E poi comunque <ride> Dovremmo ricominciare questa... A vederci qualcosa dei. Così, Minchia Che sai. bello è Ehm mio S dio, Hai già parlato della cozza, vero? Sì, ho già parlato della okay. cozza, mi sono indignato. Bravo. Mi sono indignato. Queste sono le battaglie che dobbiamo battagliare, è questa roba. Usa così Sasha Baron Cohen ha beffato gli estremisti di destra. Allora, chi è uh, Sasha uh, Baron Cohen? Ah, scusami. Chi è Sasha Baron Cohen? È l'attore, il, il comico che fa Borat. Mm -hmm. È andato alla, um, alla manifestazione dei, degli, degli estremisti di destra mm -hmm. e ha, ha fatto finta di essere un ultraconservatore. Mm. E... Ed è riuscito a trascinare la folla facendo loro cantare cori surreali contro Obama, Fauci, Hillary Clinton, prima di essere scoperto e accompagnato fuori dal servizio d'ordine. Questo veramente... Ti fa capire Esatto quello che ha fatto Bruno Ti fa capire quel livello proprio di comprensione Le cosette Interattivo di questa persona Che non capiscono che lo sta prevista lo stanno prendendo per il mio gotta do Heck him sul the boo and flu Inject E loro pensavano che si facesse sul senso e dicendo, Dovete dirlo, gà, cantate in coro. E li stanno facendo cantare cazzo di osceni, capito? E loro cantano, tutti contenti. Sì, Sì dì, dì. Vedete quando lo portano okay, via yeah. <susurra> 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 Chissà se lo portano via così come Epicamente come hanno portato via Sgarbi Comunque Morte di George Floyd Allora che cosa è successo qua? Voi sapete qual è la situazione Abbastanza critica in America Niente praticamente i manifestanti Del Black Lives Matter Stavano passando Black Lives Matter Stavano passando vicino alla residenza Di questi signori Questi signori se la sono presa abbastanza male Essere visti di destra pure loro E sono usciti armati Mortacci così? USA USA Lui con un mitra sì. e lei con una pistola sì. Che, sì, che ci aveva così ragazzi. Sì infatti C'ha tipo le zampe del tirannosauro oh, Ho una pistola eh. Mio, Mio dio, dio. Dai. io comunque quando vedo queste immagini dico non può essere legale cioè per me è talmente assurdo che... guarda come la tiene ma tu pensa quanto devi essere dissociato mentalmente per fare una cosa del genere cioè io veramente America fuck yeah lei c'è la pistola così ragazzi. Ma come cazzo si fa? Ma che, cazzo fa? Di villa? Ma che Ma posto è fa? questo? Però, Ma non lo so Un posto strano Cioè non sembra una villa normale Sembra... Non capisco mm. Lui è la classica persona proprio sbagliata Anche per come era vestito Ma come cazzo era vestito? No, cioè ti rendi conto che non, no, non abbiamo niente in comune <ride> proprio? Io... Il problema è qua Beh ha un... una camicia Un Apollo color rosetto Che insomma... Eh, ah bellissimo ah, questo ragazzi sì, okay. Susanna Ceccardi mio dio mio dio questa beccatevi è... questa questa è bellissima la Toscana la patria dell'arte e della cultura terra natia di Dante uh, Galileo Petrarca Leonardo Botticelli si candida alla presidenza della regione Susanna Ceccardi di cui avevamo già parlato magari vi ricorderete era quella che diceva che i calabresi Devono, non, devono guadagnare di meno Rispetto ai medici E lei, dovrebbe essere sempre lei oh, lo, lo vedi la faccia sempre spiccatamente intelligente E lei ha scritto questo post 1300 bambini hanno cantato Imagine di John Lennon Sotto il comune uh, di Cascina Indignata Idea del sindaco Cosa dice la canzone? Dice immagina Immagina un mondo senza religione senza paradiso, senza proprietà privata. Qualcuno lo ha immaginato davvero questo mondo e lo ha realizzato. Si chiama comunismo. Da, da, da. E ha fatto milioni di morti. La musica sarà anche carina, ma le parole sono aberranti. Immagine, aberrante le parole di sono come Stalin. Un mondo senza fede, senza valori, senza proprietà privata, guadagnata col frutto del proprio lavoro. Un mondo non umano. Andrebbe spiegato ai bambini. Che sono stati usati per questa ennesima pagliacciata più o meno come quando, <ride> quando cantano grazie signore grazie <ride> però vabbè mio dio ragazzi Cascina, l'hai pronunciato male. Come si pronuncia? Cascina. Cascina. Cascina? Uh. Ah, Cascina. Ok, scusate non lo so, ha senso, Cascina, in effetti, sembrava strano. Cascina, Cascina. Devo, devo dire che non ci sono mai stato. Quindi. dovremmo non... andarci, deve essere bellissimo. Mio dio, raga. Poi ho scoperto ho scoperto la cosa della vita. Ah, peraltro. questo. <ride> no, questo è bellissimo. è bellissimo di già. Mo, mo, spero, Dobbiamo ringraziare pubblicamente Madonna, chi ce l'ha fatto ringraziamo scoprire ringraziamo pubblicamente, allora. Iran uh, come sapete l'America ha ucciso il generale Soleimani uh, e quindi <ride> niente ah, non, ah, Scusa hanno... come Cosa? diceva Lienino bladio blada <ride> <ride> O scena o scena ragazzi o scena Questo lo, lo spengo che si sta scaricando forse Voi... No No No. Allora, però un po' di formaggio lo prendo volentieri, ma ma quanto è buono il formaggio? Mm. Mm, Parmigiano mm. a pezzettoni. Mm. Poi dimmi se vuoi qualcos'altro, mm. mm. La favorita. Non è la favorita, in che senso? Ah, forse per la Toscana. Ah, spero di no. Considera, ripeto per l'ennesima volta, che lei è l'estrema della Borgonzoni. Cioè, il Borgonzoni che si era candidata per l'Emi Romagna stava vincendo. Era esattamente come lei. Quindi, ragazzi, boh, siete boh, in mano. Secondo me questa è peggio, davvero. Questa è peggio. peggio è peggio Buongiorno. perché è, pa è palesa un'ulteriore... ulteriore. Uh... Come che schifo il formaggio? Ma che gente diciamo? Ragazzi, frequenti? ma siete pessimi. Siete assolutamente pessimi. Ah, ragazzi, aspettate. Scusa, leggi questo. Eh no, non cosa sta a capire? Cioè, ho la, la videocamera impostata come. Automatico Come, mm. me, come uh, ISO mm -hmm. E quindi non, non riesco a capire Come mai Sia così bianco non Questo, son, no, non questo è No questo è l'ISO È l'ISO troppo alto Mi sono okay. reso conto adesso se, Qualcosa deve essere Andato storto Nel settaggio Della videocamera adesso <ride> Nella vita Nella vita Proviamo a fare così Vediamo se Se, se lo oscuriamo E poi lo sempre... lasciamo siamo ancora più bianchi di prima. Com'è possibile? vabbè. Comunque, niente, in pratica hanno, fatto, hanno rilasciato un mandato d'arresto per Donald Trump e altre 35 persone. Buona fortuna, uh, ma Madame Orca. Benvenuto. Eh, buona fortuna. Uh, secondo me è anche giusto in realtà, perché, insomma, <ride> in fine, non puoi in... mancare questa cosa. Loro, in fin, qua, finito di, di no. Allora, ragazzi, io ho scoperto una cosa, magari lo, lo, lo conoscete tutti, uh, e io... ci siamo arrivati tardi. Allora, io non lo sapevo, ve lo, ve lo dico proprio senza ombra di dubbio. Mi ero perso questa perla dell'internet, non so come abbia fatto. La settimana scorsa avevo qua a casa mio fratello. Abbiamo fatto la live insieme, e mi ha raccontato. Non so se vi ricordate. Vabbè, la settimana scorsa, domenica, abbiamo visto insieme il film di Tomba, no? uh, Come si chiama? Alex, Alex Lariete. E lui mi continuava a ripetere, eh ma questo qua recita in un modo, mi ricorda qualcuno, mi ricorda qualcuno. A un certo punto gli è venuta la rivelazione e mi ha detto era Carmen di Pietro. E io ho detto come cazzo te ne esci con Carmen di Pietro? E lui mi ha raccontato questa cosa che io non sapevo. Esatto, la poesia della di Pietro. Cioè Carmen di Pietro sta facendo da parecchio tempo ormai, a quanto pare, dei video in cui legge le poesie. Recita, Recita a, a botte le poesie di punti interrogativi. a botta, eh, ecco. E il fatto è che non, eh, tu dici: 'Vabbè, sta scherzando sicuramente', no? Perché uno si rende conto che c'è qualcosa che non va. Invece, siamo, io sono andato a documentarmi e ho visto che ci sono anche eh, dichiarazioni della figlia di, di Pietro che elogia la madre. E dice addirittura che lei si sta... Uh, declama le poesie, vabbè dai, mo. E lei addirittura la figlia si ispira alla madre e che c'è questo piccolo trucchetto che loro utilizzano nel leggere le poesie, cioè nel mettere punti interrogativi, continuamente, sempre. Secondo loro questa cosa non solo è bella e affascinante, ma funziona, da, da path. pathos. Capito? Quindi le, eh, ascoltiamo declamare le, le poesie a Carmen di Pietro. Ascoltate. Levo la, la, la musica per il dare il giusto... Tutto. di Giacomo Leopardi. Sempre caro mi fu Queste ermocolle e questa siepe che da tante parti dell'ultimo orizzonte il guardo esclude? Io nel pensiero mi fingo. E come il vento odo stormir tra queste piante? Lui lo sta chiedendo. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio? Si permette. E il naufragar è dolce in questo mare? Eh, eh non lo so. Sì me o lo no? dica lei. Votate ora, <ride> ragazzi, ce ne sono tantissime, ce ne sono tantissime. È, è ed, è, ed è una un'agitazione pazzesca. Io. Oddio, è verdissimo. Qui è sì, verde. Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo. Ma perché fa così con Tino? Tiravo... Per portare il ritmo, poi si mette gli occhiali perché è il momento di serietà. <ride> Suicidio di massa. Ma ognuno sta solo? Sul cuore della terra? Trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera? <ride> Siamo sicuri? Non lo so, lo dici una tu. Bellissima poesia. Mi illumino d'immenso. Di Giuseppe Ungaretti. Meno male, dai. Questa, questa Mi illumino di immenso, E non lo so, dimmelo Signora, diccelo, <slè> diccelo tu e, Vediamone un altro il 5 maggio Mio dio ragazzi è bellissimo Comunque, <ride> Ma io che ne so Ma io che ne so Quando 5 ta -ta -ta sì. Ed è vero recita come um, Come Alberto Tomba E fu siccome immobile Dato il mortal sospiro Forse. Sette, la spoglia in memore, orbe di tanto spiro. Così percossa attonita, la terra all'unzio sta. Muta, <ride> pensando all'ultima ora dell'uomo fatale. Ma un punto esclamativo eh. mai. E sa quanto una simile orma di più è mortale? La sua cruenta polvere a calpestar verrà. <ride> Oh no. Me lo dici tu, mio dio! Comunque rimane con un sacco la di cose. La quiete dubbi dopo la tempesta, la comunque, raga. Eh, cioè, lei, vi giuro, la figlia diceva che questo fatto di mettere il punto interrogativo alla fine di ogni frase è un vezzo che non è disposta a, a cui non è disposta a, a rinunciare. Sto morendo, capitano. <ride> è un vezzo a cui. Non è, eh, non, non è pronta a rinunciare, proprio a, lei, a loro piace. Questo mettere il punto interrogativo in maniera criptica o ferita. Forse è dire. vero, hanno scritto, è una messa in discussione, forse la sua è una messa critica, in discussione. Metti, in la, discussione la letteratura. Di I primi cenni di Alzheimer, voglio morire di nuovo. <ride> <ride> risposte, voglio risposte. <ride> la distruzione dei Anch classici. Anch'io ci sono troppi dubbi aperti eh, adesso. Allora, si sta come d'autunno? <ride> Io ci rinuncio? Vediamo. La quiete dopo la tempesta di Giacomo Leopardi. Dai. Eh. Attenzione. Dai. Eh. Qua importa. Passata è la tempesta? <ride> non lo Oto so. Porta augelli far festa? <ride> Però adesso... E la gallina? Eh? Tornata in sulla via che ripete il suo verso? Ecco il sereno. Oh oh, attenzione, non La fermato alla montagna <ride> sgombrasi la campagna e chiaro nella valle il fiume appare. Ok, no, l'ultimo: l'ultimissimo scuola, ragà, non riesco a smettere. È una droga. Effettivamente, questa roba del punto interrogativo mi ha affascinato. Mi ha dico di Giuseppe Carducci. Ok, cavo double, benvenuto. Ecco gli okay, occhi. Questa volta sono a Pandano con, mm. con il vestito, perfetto l'albero a cui tendevi la pargoletta a mano e il verde no, melograno attenzione, attenzione. dai bei vermigli fiori? ah eh no cazzo <ride> hai ovviato tutto, tutto. rinverdi tutto orrora ah, e giugno lo, lo ristora di luce e calor ah questo è sei peggio sei nella di... terra fredda sei nella terra negra Mio Dio. nel sol più ti rallegra ne ti risveglia amor Mamma mia Cagna maledetta. maledetta Basta Cagna maledetta Cagna maledetta Io maledetta. il classico ma tutti dovrebbero morire dentro Oddio si sì, Quella Oddio si sì, quella Allora uh, niente c'è una notizia bellissima A cui mi sento di dover dare la giusta importanza uh, Narni una via intitolata a un robot scatta la petizione, sarebbe la prima città in Italia. Quindi uno, tu chiederai oh, do, dove abiti? Io abito in via Gigrobotacciaio 21. Fantastico. No, dai ragazzi, sì, Gigobo assolutamente. acciaio. <ride> ehm. Dove abiti? In via Giglobo d'acciaio 21. Ma non ho capito, ma non è stato approvato ancora, cioè non si sa. No, ad... hanno fatto la petizione per cambiarla, però io okay. sono abbastanza fiducioso che questa cosa possa succedere. Mm. Ancora più bella, via, lo chiamavano Giglobo d'acciaio 21, bellissimo. Allora, <ride> allora eh, bisogna spingere le persone a prendere azioni per le cause importanti, no? Mm. E molto spesso ciò che è indispensabile per poter portare le persone all'azione, per poterle convincerle a fare qualcosa di importante, di rivoluzionario, eccetera, è il ritmo. Mm -hmm. Il ritmo è la cosa che può portare veramente a, a muovere gli animi e non solo. E queste persone, il ritmo ce l'hanno decisamente nel sangue. Oh. Oh. 5G. No, 5G Ah, no, 5G. ma sbagliano perché non c'è il punto interrogativo. No, 5G, no, 5G. Così funzionerebbe, è vero. Vedi come già più. più guarda piccoli. lui, ma guarda quanta poesia. È bello, è anche su... Tutte persone è? di una certa età, vedi questo qua che sta su. Questo... Sono anche dei giovani, no, eh, anche vedi, vedi come sono, no, 5G, 5G. 5G. <ride> Guarda che belli, guarda che cosa belli. È? tipo che un 2-3 stelle, il vorrei, nuovo vorrei, gioco dell'estate. Vorrei essere più anziano per aderire a questi movimenti. Guarda, <ride> è una cosa incredibile. Ma non perché gli anziani aderiscono, soltanto che cioè, diciamo che essere anziano non è una cosa indispensabile. È <ride> perplesso. No, scusa, che mi metti questi spoiler che poi. Eh lo so, ma tu devi attenzione. vedere gli, spo gli spoiler. Altrimenti io come faccio? scusa. Elettraborini eh, la Borghini. La puzza di merda mi piace proprio tanto, non c'è niente di più bello. Okay. Ehm. Non sento di empatizzare con questa dichiarazione sono di Elena. Ma so perché sul fatto quotidiano questa notizia? Ma perché il fatto quotidiano dà sempre delle notizie importanti. E... <ride> Ragazzi, sono andato a trovare le mie amiche vacche qua vicino. Le mie amiche vacche. Io non sentivo sto andando dove spesso per camminare. E io stavo pensando che anche quando ero piccolina è eh, puzza di merda piace proprio tanto cioè proprio la puzza di bacca a puzza di cavallo no? a chi e se ne se frega! Metti, bello, voi che non siete cavallari dovreste provarli vedete adesso sono stata mezzo merda dei ruderi mezzo alla merda di cavallo tra un attimo arrivo vi faccio vedere le baccone a me piace ragazzi secondo me è qualcosa che uno non può comprare la merda di cavallo. La di La Io te ne regalo quanta ne vuoi di merda! Oh. Ma anche a me piace la, la pizza di campagna, sono vissuta in mezzo agli animali. quel puzzo di Vabbè. Però non è che ci faccio un video e soprattutto il Fatto Quotidiano me lo... Cioè, nel senso, che Ehi, cazzo vuol dire? Il Fatto Quotidiano... Io l'altra volta avevo fatto questa sì. piccola osservazione sul Fatto Quotidiano. Dobbiamo continuare a spingere su questo. No, eh, eh, però ricevo un sacco di critiche. Mi dicevano, eh, ma tu la prendi col Fatto Quotidiano che non prende manco il finanziamento pubblico. Eh, vabbè, ma non c'entra niente. Cioè, se la notizia fa un po' schifo, può essere anche il nostro giornale preferito, ragazzi. Cioè, io sono per mm. criticare tutti, a prescindere se fanno delle cazzate. Diciamo che questa non è una cazzata, è un contenuto da web, cercavano il click, ci sono riusciti probabilmente, oh, vabbè. vabbè. Io sono senza Ma tu non farà. sei lei e hai ragione, anche qui hai ragione. Comunque, uh, che volevo dirti. Uh, ah, raga, io ieri sono stato a una festa a proposito di anziani. Io non voglio cioè, uh, le mie battute ora mi sento di dover giustificare perché molto spesso non vengono capite. Io non ho detto che gli anziani sono stupidi, lo ripeto per l'ennesima volta, anzi. Uh, il discorso è che diciamo che sembra, però, che la maggior parte dei complottisti abbiano una certa età. Questo non significa che se hai una certa età sei scemo. Però significa che comunque è un, quasi un requisito per aderire a quei movimenti. Cioè, no, come faccio a spiegarlo senza correlazione no. non è casuale ecco casuale. correlation is not causation ecco esatto. questa è sempre è la spiegazione <ride> tra l'altro ieri stavo raccontando a Claudia a quella festa a cui sono stato c'era questa gran... la giornalista forse italiana più importante a quanto pare 77 enne ragazzi e... non voglio farvi nome perché magari insomma, non vuole essere citata però ragazzi prendete una delle giornaliste italiane più Famose in Italia, che partecipa un sacco a. Um, cioè che, che, che fa cose grosse nel giornalismo italiano, 77enne. Girava la festa scalza, si stava divertendo, ha fatto con me dei discorsi veramente assurdi, e veramente questa roba io, mi fa impazzire. Perché io a Parigi avevo conosciuto un sacco di persone. Un sacco di, di signore che mm. hanno contribuito con noi a, al festival che stavo organizzando, quello del Magari. Eh, Alcuni di questi che fumavano le canne mentre parlavano con noi, tutto quanto. E a me questa cosa mi ha assolutamente abbracciato, perché io sono cresciuto uh, in una mentalità, in una, un, un bias mm. dovuto proprio al fatto che io sono cresciuto in Puglia comunque, dove se tu sei anziano devi comportarti d'anziano. No? È che l'anziano deve fare delle cose: questo cliché, questo, mm. questa etichetta, questa cosa, no? E quindi eh, se sei anziano devi iniziare a metterti quei vestiti, devi iniziare a uh, parlare in un certo modo, devi iniziare a ragionare in un certo modo, eccetera, eccetera, e non puoi più divertirti di prendere cose in un certo modo, eccetera, eccetera. Mm. Invece, nel mondo, io nel corso della mia vita ho conosciuto un sacco di persone che mi hanno riscaldato il cuore. E mi hanno fatto anche passare un po' la paura della vecchiaia. Perché in un certo senso, prima o poi tutti quanti noi dobbiamo affrontare il fatto che diventeremo vecchi, no? Ecco, io guardando queste persone fantastiche che, non, che sono, possono essere sì, fisicamente, esteriormente, invecchiati. Ma che dentro sono più giovani di me, hanno più energie di me. Io, raga, mi scaldo il cuore e dico... Cazzo sì, cazzo sì, io voglio diventare come loro, cioè lo dico senza, senza timore, speriamo di, di farcela. adesso mi mangio un pezzo di formaggio sì. Ma che poi del resto forse, cioè era quello che pensavamo da piccoli, dei trentenni, oddio quando arriviamo ai trent'anni saremo noiosi, sposati, con i figli, eh, casa lavoro, cravatta, giacca cravatta, eh. invece no, pian piano... Ma io ho capito, ce l'ho ancora questa cosa in mente, ce l'ho ancora. Cioè perché noi vediamo che... ancora anziani che si comportano così, vediamo pochi anziani diversi, però a poco a poco più li vediamo più ci passerà questa paura. Forse la generazione prossima avrà meno questa paura, perché eh, i nuovi sì. anziani saranno, cioè per quelli che per loro sono anziani saranno più. Beh, idea. certo, certo. Però no, dico, a me è un po' secca soltanto il, la mia mentalità, nel senso che. Io ancora quando vedo una persona che ha una certa età, una certa età voglio dire anche semplicemente 40 anni, mm. mi scatta qualcosa in cui penso immediatamente, inconsciamente, a un'eventuale moglie, se è un uomo, un eventuale marito, se è una donna, un eventuale figlio, un'eventuale mm. casa comprata, un mutuo, un lavoro... Cosa che a me fanno paura, che proprio a me mi, mi, mi stringono il cuore tutte queste cose perché mi danno quella sensazione proprio di, di, di stabilità, ma proprio anti... di patriarcato, quell'odore di patriarca E, e io e non ho mai, cioè noi non abbiamo mai seguito nelle nostre vite uh, questo tipo di mentalità, però c'è là latente questa sorta di consapevolezza. Dovuta al fatto che noi siamo cresciuti in questo sistema mm. e... e quindi niente ragazzi Io Barbarò Mio padre che ha 68 anni si fuma i cannoni con me Bellissimo Perfetto. Ma infatti io ragazzi rag 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 Ho conosciuto tante persone A cui non avrei dato assolutamente l'età che avevano Ma non soltanto quello Che si divertivano Facevano qualche cazzo di parecchio questa giornalista di 77 anni ieri girava per la festa scalza perché ha detto ma mi sono rotto i coglioni, stava ballando. Ma sì! Mm. Ma sì, cazzo! E il solo fatto che io stia sottolineando che avesse 77 anni ti dimostra che io ho avuto dei problemi. Ma no, Ed ma non cioè, solo tu. Non eh. io ho avuto, però io ho ancora un retaggio nella, nella mia forma mentis, nella mia formazione, di cui vorrei tantissimo liberare, però... Sono cresciuto con questa formazione. Le mie zie erano tutte vestite uguali. Mia nonna e mia zia erano vestite uguali. Sempre mm. con questa casacca così, c'è cioè la loro roba. E... e. quindi niente. Boh, uh, sono molto felice di condividere questa cosa con voi. Perché. Dai, sono, sono veramente. Già a Parigi sono rimasto troppo contento di conoscere queste persone che stavano. Mm. Viaggiavano un casino, si divertivano. Uh, non c'è una proprio preoccupazione da quel punto di vista. Il mondo è grande, esatto, però noi lo stiamo rendendo ancora più grande ed è bello sapere che, eh, che in qualche modo c'è spazio per tutti, per tutti e che non ci sono più etichette. Io le etichette le ho sempre detestate, figuriamoci qua. Comunque, volevo far vedere a proposito di correlation is not causation, bizzarro, che sia uscito prima, in effetti. Eh, questo articolo che racchiude un po' di correlazioni. Ma do, sono bianchissimo. Mio dio, mi sto bruciando la faccia. Ma perché c'è cioè, l'iso così Ti alto? Sono sicuro che non sei così bianco nella realtà. Oddio, eh no, sono certo. Boh, vabbè. Forse devo spegnere la lampada. Ad ogni modo. Eh, ci mostra la correlazione con dati che non sono correlati tra di loro. Cercando di farci capire in che modo il cherry picking che fanno specialmente i complottisti, cioè prendere delle informazioni che non c'entrano un cazzo tra di loro, metterle insieme e voler dimostrare che in qualche modo sono correlate, funziona. Mm. Qui, ad esempio, vediamo da una parte la linea rossa, che è eh, praticamente la, la spesa degli Stati Uniti in uh, scienza, nello spazio e nella tecnologia, correlata al, ai suicidi per uh, strangolamento, soffocamento o impiccagione. Vediamo che sono co perfettamente correlati. Quindi, una persona potrebbe dire: più la uh, viene investito nella scienza, e più la Perché gente si impicca. Ci... Perché c'è una correlazione, sì. Vediamo, vedi qua. Numero di persone che sono affogate in una piscina, che sono annegate mm -hmm. in una piscina, uh, correlate con i film in cui appariva Nicolas Cage. Guardate qua. Padre sarebbe è una correlazione perfetta. Una, mm -hmm. correlazione perfetta. una correlazione perfetta. Allora, per capite cheese consumption, uh, il consumo per capite di formaggio correlato con il numero di persone che sono morte uh, diventando, uh, rimanendo intrappolate o uh, strozzate, uh, come si può dire, tangled, uh, eh, incastrandosi, boh, invischiandosi le ecco, dentro le, le coperte del cioè, eh sì. okay. E come potete vedere, più aumenta il consumo di formaggio, e più la gente muore perché rimane incastrata nel lenzuola <ride> Divorce, uh, uh, il, la, il tasso la, di il tasso divorzio. Il divorzio in Maine per il consumo pro capite di margarina Va perfettamente bene. correlato. Grovigliate, perfetto, grazie. Uh, L'età di Miss America correlata alle morti per vapore bollente, sbuffi di aria calda. Eccetera, eccetera Oggetti caldi. Perfettamente correlata. Qualunque Uh, guadagni dalle arcade Dalle sala giochi Computer science uh, Persone che, sono che sono, si sono presi un dottorato In computer science mm -hmm, Vedete perfettamente correlato Quindi in questo caso prendetevi un, un dottorato Per far guadagnare di più Nelle scienze dei computer Per far guadagnare di più alle sala giochi Oppure il contrario <ride> O il contrario Worldwide non commercial space launch. Quindi uh, il, okay. lo, il lancio di missili spaziali per non, commerci non commerciali nel, per, in tutto il mondo. Uh, persone che si laureano in uh, sociologia. sociologia. E va, va avanti così, ragazzi. Quindi, giusto per ricordarci: Correlation is not causation. Quando vedete un, un complottista ah. che, che dice guarda che è successo questa cosa Aha, quindi quest'altra, mm. ricordatevi di questo. Allora. Uh, questa notizia l'avete vista tutti quanti ovviamente e in pratica c'è un... Um, e questo è successo in Veneto, a Venezia se non erro. No, non so no, sei. in Toscana. Ok. Ci sono... Uh, Dov'è che è successo? Campiglia ah, marittima. Campiglia marittima. E niente, in pratica... Uh, ma perché urli? <ride> perché ho paura che non mi si senta. No, in realtà vedo là che mi si sente. Vabbè, posso anche sussurrare. Giustamente, eh, allora, in pratica è successo che mh, hanno beccato questo immigrato irregolare che stava cucinando. A Livorno, va bene, che stava a Livorno va bene che stavano cucinando questo gatto mm. poi si è ricostruita la vicenda e praticamente sembrerebbe non, non si ha conferma probabilmente che il gatto fosse già morto però comunque lo stava cucinando. Una signora si è avvicinata a lui E ha cominciato ad urlargli Disgraziato che cazzo fai faccia in merda Questo qua ma che Sto soltanto cucinando un gatto <ride> e, e niente vabbè Poi è stato riconosciuto <ride> e arrestato ma, ma veramente arrestato? Sì Vabbè ma L'ho la... cercato su bufale.net Perché volevo essere sicuro All'epoca in cui l'ho aggiunto alla classifica alla, alla raccolta Che non fosse una cazzata Che non fosse una bufala Quindi vabbè qua abbiamo avuto la conferma No vabbè comunque Qui ho sentimenti contrastanti perché me lo immagino: capito che se vieni da un'altra parte del mondo, una, una, una parte del mondo in cui sei più a contatto con la natura, per te è normale procacciarti sì. un animale, specialmente se l'animale è morto, che non è mai accaduto, <ride> e quindi lo cucini. Noi non siamo più abituati, e soprattutto a noi uh, non è culturalmente accettato, specialmente perché è un gatto, e i gatti sono. li amiamo, lo sappiamo tutti. Uh, D'altro canto, Ma questo per possibile? me. Non cercherete, non se ancora maggior. No, è che ho sentito miao <ride> perché avevo detto gatto. E quindi, ah, mi miau. avete chiamato. Eh, sì, esatto. <ride> no, comunque, per me questo è veramente il classico fallimento dell'integrazione: nel senso che noi ci lamentiamo tanto. Uh, del fatto che, cioè, perlomeno molto spesso ci indigniamo in pubblica piazza perché avvengono queste cose. Perché c'è un immigrato che. Senti, provare a spegnere quella luce, non ce la faccio più a vedermi così bianco. Mi sta fastidendo proprio. Comunque ci indigniamo perché pensiamo, vediamo se va meglio. Meglio? Mamma mia, così siamo tipo. Peggio. No, vabbè, è, è strano, è strano. Vedi che è figo, Fa un'atmosfera molto particolare. Mm. <ride> Fa molto nightclub Comunque vabbè Madonna, i capelli, ragazzi, E in pratica vabbè Nel senso che a Vicenza i gatti li mangiano Vabbè però a prescindere um, Ma c'è una legge contro mangiare i gatti in Italia Penso che sia illegale comunque mm. Però vabbè il discorso è uh, Se tu non vuoi che certe cose succedano Dovresti quando arriva un immigrato Fare dell'integrazione L'integrazione è la cosa più importante anche a livello storico. La storia proprio ci ha insegnato che l'integrazione era la base di tutti i fenomeni migratori affinché i processi migratori e di convivenza fossero diciamo equamente piacevoli da entrambe le parti, mm -hmm. no? Però se noi come Italia, e in particolare quando abbiamo avuto l'ultimo ministro del il precedente ministro dell'Interno, un tale Matteo che ha, cancellato tutti, che ha cancellato tutti i progetti eh, di integrazione, perché che brutto l'integrazione, che brutti soldi dati agli immigrati, come se veramente fossero dati agli immigrati, e dopo ti lamenti se gli immigrati fanno cose che non sono normali nella nostra cultura, ma lo sono perfettamente nella loro, allora sei un pochetto stronzo. E ve lo dico perché, in fin dei conti, chi si lamenta di queste cose e eh, parte in quinta, senza proprio uh, chiudendo gli occhi così e buttando i pugni a caso, senza manco ragionare minimamente dal punto di vista uh, anche filosofico e sociale di cosa significa quello che è successo, è sempre... Ma ti posso dire, cioè a me pare una... Una scusa per attaccare l'immigrato, a me non mi pare una, una cosa, una campagna oh. contro l'uccisione di gatti, perché no, no, cioè, però... è stato mangiato un gatto, cosa che in guerra si faceva. Comunque, infame, ma si fa, tu se tu non hai soldi, non hai un documento, eh, non puoi lavorare. Ovviamente tu mangi quello che hai, un piccione, un gabbiano ma Sì, un gatto, ma poi eh. boh, vabbè, io sarà che cioè, abbiamo pure un gatto e io amo gli animali, amo i gatti. Però l'agnello lo mangio, il maiale lo mangio, per me non fa nessuna differenza. Cioè, io non mi scandalizzo così tanto. Mi sembra il solito pretesto per fare del razzismo. Io non sono razzista, ma i gatti non si mangiano. Eh, vabbè. Eh, vabbè, vabbè. Vabbè. Non è fame perché aveva le marlboro, non l'ho capito. No, no, figurati, sono fatto. Non possiamo possibile. sapere, non si può partire da da Andare cose alla Caritas posti. no. No, in realtà Pot se sei immigrato irregolare non puoi andare neanche alla Caritas da quanto mi risulta, perché devi avere comunque i documenti. Irregolare mm. significa che non puoi, ecco perché la, è stupido. Prima se tu arrivavi senza documenti ti facevano i controlli, nel momento in cui finivano i controlli che comunque duravano poco, eh, molto e dovevano essere velocizzati Sarebbero dovuti essere velocizzati. Ti danno un documento E questo O se sei puoi rimanere E con questo documento Tu puoi Integrarti nella società Puoi lavorare Puoi O se sei penso legalmente richiedente asilo oh, se sei perché richiedente. in Germania ci davano il certo, certo. tesserino per gli immigrati per i richiedente asilo mm. però devi essere registrato certo. quello sì. invece se no, risultavi come uno che non dovrebbe essere in Italia ti rimandavano indietro non ti davano i documenti in questo modo tu potevi tranquillamente dire questo qua non hai i documenti non dovrebbe essere in Italia nel momento in cui smetti di fare questo, questa cosa e smetti anche di dare i, i permessi di soggiorno alle persone che anche se adesso le cose dovrebbero penso che stiano per cambiare anche le persone che a, a cui spetterebbe, perché ad esempio scappano dalla guerra, dalla fame, da paesi insomma, che sono riconosciuti come paesi problematici, eccetera, eccetera, e eh, beh lì ca causi un grande casino. Per di più non c'è più controllo, eccetera, eccetera. E poi, quando fai delle dichiarazioni del genere, è sempre lei quella di prima, sottolineo, sempre quella del genio di, di prima. Uccide e cucina un gatto in piazza parte della, è parte della teoria xenofoba di Ceccardi. Che, che uh, sia usanza, usanza di... dei uh, migranti, quindi comincerò fa... subito a dire che i migranti fanno tutti così. I migranti uh, usano uccidere gatti, cagnolini e gattini. Ma infatti, Ricordati... quello, ma infatti quello dicevo, cioè è stato un caso isolato e se ne fa come al solito la cosa. Come se fosse una cosa seriale che sta succedendo e che ci dovrebbe destare delle preoccupazioni perché noi non siamo abituati, non è una cosa nostra, ci può pure. Cioè, io lo capisco che una persona, un italiano che non è abituato a sentir parlare di mangiare cani e gatti possa creare del disagio. Però non stiamo assistendo a un serial killer o a un movimento di migranti che uccide sistematicamente cani e gatti in piazza e li mangia, per cui. Boh, non so. Mm. No, lo so. Non lo so. E più che altro capito? Ricordatevi a me l'altra cosa fa ridere, l'ho scritto anche nel libro. Vabbè, il nome è La Borgonzoni nel libro l'ho scritto, ho fatto stato vago, volevo essere vago. Però durante la, la campagna per i regionali aveva fatto un post in cui diceva uh, Votate me perché io amo i gattini e i cagnolini a differenza del mio avversario che era un livello così squallido e basso di politica di, di, di politica proprio di, di comunicazione tu stai dicendo votate me perché io sono amica dei gattini che è una, una cosa proprio da meme lei lo ha detto pubblicamente mm. e lo, è la stessa cosa che ha fatto lei adesso lei sta dicendo guardate che gli immigrati mangiano i gattini e i cagnolini vogliamo davvero dargli diritti a questi immigrati proprio certo, perché parlano sempre alla pancia del popolo e comunque come al solito si usano le, le cose come si vuole usare, cioè il problema è che questo si stava facendo un barbecue per strada. Eh, però, cioè, io sono stata morsa da un cane per strada in suolo pubblico e nessuno ha fatto un cazzo. E hanno preso il cane dopo che ha massacrato non so quante persone perché non faceva comodo, perché non c'era un migrante in mezzo, perché, cioè. Quindi, cioè il suolo pubblico solo quando ci fa comodo. Quando non ci fa comodo. Può, cioè, uno eh, può addestrare un cane a mangiare le persone su suolo pubblico perché c'è la sua terra. <ride> boh, sì, Vabbè, lasciamo perdere. Sì, vabbè, abbastanza um, sfruttamento mediatico. Sì, è quello alla fine. Va bene, dai, vediamo un'altra notizia. Questa notizia è una figata in realtà. Allora, sta uscendo un videogioco che, vabbè, molti di voi lo conosceranno. Uh, si chiama Halo Halo Infinite. Uh, Infinite. Dovrebbe essere il continuo de della saga precedente. Ovviamente non so Il, io Ho giocato un pochino a uno di questi, però non mi è piaciuto. Lo dico francamente. Eh, mm -hmm. O no, perlomeno boh, non, non mi ha detto niente di che. Eh, però la cosa figa è che le voci degli alieni sono state fatte da lui, da Buddy, l'adorabile Carlino. In che senso? Guarda questo video, mio dio, riso tantissimo. <sussurra> Ecco la voce degli enemieni Ma questa io la userei tipo per Resident Evil non per... Ma <ride> no, sono gli cattivi, che fa paura beh, sì, beh. No paura no all'invidevi <susurra> Dai, bellissimo! Ma tu hai un'immagine di questi, di questi alieni? Devo associare un alieno, Devi associare... Un alieno a questa voce. Ah, ok. Fanno paura. Io pensavo fosse dei, dei fantasmini bellini. Tipo. tipo no, dovrebbero essere comunque dei most mostroni. Davide. Ok. Non e sono niente. Gucci Però è eh, quanto è bello sapere che la, la voce la dà un Carlino. Il doppiatore Carlino, eh sì, ragazzi. Infatti, chissà se l'hanno mi viene l'asma <ride> <ride> a sentirlo. Questo cane è la causa di quattro come Madonna, davvero. Allora, qua c'è una notizia che a me ha fatto un pochino incazzare, in realtà. Uh, cioè incazzare no, sono voci di corridoio e dubito che si riveleranno vere quindi non indigniamoci però quando l'ho letta ho detto eh vabbè vaffanculo allora le voci di corridoio dicono che c'è la possibilità che Disney uh, consideri o uh, rilasci una considerazione per cui l'ultima trilogia che è uscita mm -hmm. di Quella Star Wars non è più canonica quindi non fa parte. è una storia parallela però non è davvero avvenuta nel, nell'universo di Star Wars eh, vabbè per dare un contentino a tutti quelli che ci sono eh, ma a me piaciuta. farebbe molto 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 incazzare a noi è piaciuta eh, e si esempio, può dire a voce alta sì, a me è piaciuta <ride> è piaciuto anche l'ultimo episodio e mi è piaciuto anche l'episodio 8 e lo difendo a gran voce e anche quelle cose che sono considerate bugli di trama è, ma è me stata l'ultima volta che siamo andati al cinema Possibile. Parasite abbiamo visto ah no e... e anche JoJo Rabbit, e JoJo Rabbit. Okay. Però niente, se questa cosa la fanno io un pochetto, mi incazzo. Ecco, ma vabbè, <ride> ma piaciuta o no? Che è sta cazzata, sì, ma a prescindere... Sì, tipo, stavamo anche, scherzando. Eh, anche se, eh, se eh? a te non è piaciuto, cioè anche se tu dici, vabbè, non è piaciuta ai fan, ma non puoi cancellarla. È un po' come se mi prendi per il culo, un po' come se mi hai, hai, mi hai preso mm. i soldi di tasca per una cosa che potrebbe interessarmi. Non che cambi niente per la mia esperienza cinematografica, però... No, ma che cazzo mm. fai? E eh, vabbè. Ma se si legge i romani, i fumetti, eccetera, che senso ha la nuova trilogia? Perché io penso che la roba dei fumetti non sia invece canonica, se non erro. So che quella dei fumetti e forse qualche serie animata che è piaciuta moltissimo, o comunque fan, non è canonica. Vi volevo far vedere un video che ho beccato su YouTube, che mi ha fatto un pochino drizzare le orecchie, e ho detto no, vabbè, se lo stanno facendo, grandissimo. E poi si è rivelato un video amatoriale, peccato però. Perché praticamente uh, qualcuno ha fatto un trailer di uh, Io sono Kira. <ride> Se capisci la citazione del mio nome non sei un panda, ma va, va chiaro. Più che altro... Poveri panda. Hanno poi. fatto questo trailer di Dragon Ball Z, il film, che è una figata. <ride> ah, opinioni pericolose. Ma... Come? Devi andare a opinioni pericolose con questa ma non è andato a opinioni pericolose. Ah si sì. ci sono già andato a opinioni eh. pericolose ragazzi. Ho, ho difeso... Uh, come si chiama? How... Non mi ricordo cosa avevi fatto alla fine. How I met your mother. Ah è vero, vero, vero. Okay. Esatto. Comunque questo è pazzesco ed è il film che io voglio vedere. Ma che... Il film che voglio vedere di tanto. Ah si sì, quello che ti ho detto ci vai da solo Però è figo Che bello mm. io... Va bene niente raga Se volete trovate gli altri trailer Diciamo che ha preparato sì, sì, questa sì, persona Che extra. è una figata uh, Ok uh, Vediamo Oggi la live dura parecchio ve l'ho detto Cioè oggi ci finiamo la segna stampa Poi iniziamo a giocare Io rimango qui per un, un bel po' di tempo allora, rimuovono 38 centimetri di anguilla dall'ano di un uomo. L'aveva inserita per curare la costipazione. Non ho visto la mia storia di oggi sulla, c sulla stipsi. Aspetta che io questa la, la, me la salvo. Questa notizia è bellissima. Ci faccio una storia per, per YouTube, per Instagram o TikTok, perché è bellissima. ma Comunque... non può essere. Non è no, è vero. A quanto pare è un rimedio popolare in Cina, ah. eh, della, della medicina tradizionale. Che consiste nel, nel ficcarsi questa anguilla nel culo per curarsi la costipazione Però in teoria non viene fatto da più nessuno certo, Penso se che Se te la mangiavi era meglio Se te la mangiavi era meglio a voglia che è Molto grassa, squiscia mm -hmm. tutta Però in pratica è finito questo Penso che fosse un anziano Perché applicando la medicina tradizionale Penso che fosse qualcuno che è cresciuto usando davvero questa roba. E, e niente. Un qualcuno di molto disperato che non eh è beh, stato eh curato. Ha senso, non ci vedo nulla di strano. No. <ride> sono molti i 38 centimetri ma infatti, infatti, sono parecchio. È, è più di Rocco di certo. Comunque alla fine... Mh, niente, alla fine è andato in ospedale, le hanno tirato fuori, hanno detto, signore, ma lei ha no. un'anquilla nel culo e lui ha detto no, ma non è vero. No, eh, lei ha un'anguilla proprio nel culo No, non è vero E poi ha detto E eh, va bene, me lo sono ficcata io Per curare <ride> la costipazione E non sto scherzando Mi è data davvero così oh, E eh, vabbè Beh, questo è famosissimo Infatti Allora Ecco qua eh, Niente, praticamente ci sta questo video famosissimo Non guardare gli spoiler tu No, no I gatti si cucinano così <ride> Alla prova del cuoco con la ricetta di Big Bigazzi Domani è giovedì Oddio, che sì. ragazzi! No. Posso darti anche ragione. Io non ho mai assaggiato un gatto e penso che mai lo farò. Ma perché è un limite mio personalissimo Che sono scemo. Ah, ti volevo far vedere questa cosa. Che l'ho trovata molto figa. Sì. Uh, così, passiamo da un argomento del cazzo a un altro. Vedi che, che bella sì, la, la, la vita del. Non capisco. Sì, è, è la confusione essa stessa. La, la, sì. la, la rassegna stampa a cazzo di cane. Allora, praticamente, questi tizi hanno comprato uno scuola bus e lo volevano ristrutturare per viverci. Okay. Vi voglio far vedere come l'hanno trasformato. Questo era anche uno dei miei sogni. Guarda come. Qualche... Questo era dentro. Mm -hmm. Ma io vedevo quando Mamma ero mia. più piccola. Eh, Mamma madre. mia. Vedi come Vedevo, cazzo cacciato. C'è un sacco di programmi, cioè programmi no, video su di YouTube. Max. Invece di, di quelli che guardo che... <ride> life approves. Eh, invece di quelli che guardi tu di notte. Io guardavo questi. Di gente che prendeva vecchi furgoni, li rimetteva a posto. E cioè, guarda cedava... qui. Ci hanno messo un che anno, praticamente. Figata. Ci hanno messo un anno, ah, però la no, no, minchia, no, col, cam... col camioncino, bello. con facciamolo, il caminetto. Facciamo. Cioè, il problema facciamo è che, guarda, ci hanno fare. messo più di. Minchia, 563 giorni per farlo così. Eh. Bello quanto cazzo vuoi. Però io non, non ho. Vabbè, ma noi lo facciamo un po' meglio, un po' meno. Mamma mia, bellissimo, bellissimo. Spettacolo, davvero? Che c'è pure il gattino. gattino. No, beh, il bagno è più bello del nostro, sì, tra l'altro salottino maledetti. Sti bastardi, però devi essere bravo figa. a mettere a tenere a posto. E noi qua no, io già vedo cose io, sul sì. Che non dovrebbero. Questo rispondere. tavolo ci ha messo un secondo a, a, a riesplodere. No, vabbè, questo tavolo è sempre stato così, deve rimanere così. Io non ci metto mano, tu non ci metti <ride> mano, <ride> <ride> nessuno ci mette mano. Ma guarda che bello che tu cucini mentre, non lo so. Stavo... Bello bello un giorno, un giorno lo farò, promesso. Mm -hmm. Non è vero quel caso. <ride> allora, 2020 anno di merda. Cina ha scoperto un nuovo virus influenzare potenzialmente pandemico. Oh. In realtà ci tengo a dire che uh, loro stanno marciando molto su questa storia dei nuovi virus, eccetera, eh, eccetera. Non sappiamo effettivamente che sia, se sia potenzialmente pandemico o meno. Questa è un'ipotesi del Corriere della Sera. Perché fa più figo dire La guardate, sta arrivando. Del genere l'anno scorso non avrebbe. Non avrebbe fregato un cazzo nessuno. Perché vabbè. non ha fatto il certo di specie. Sì. Okay, vabbè. Ah no, negli allevatori, aspetta, questo non no, si. No, è una cosa che si è vista. Mm. Ah no, non riesce a trasmettersi da uomo. Mm. Sì, boh. Vabbè, ma mm. no, che buono. Vuoi che ti porti un'altra cosa? Da qua alle 10? O resisti Dopo faccio una pausa Liuk mm. prima di iniziare a giocare. Ok, buona idea. Comunque, okay, niente, è praticamente un virus influenzale che si, si passa tra, dai maiali quindi più che altro la pandemia non, è, non riguarda l'uomo riguarda più che altro le specie allevate comunque sia non riuscirà a diventare pandemia perché significa che tutti i maiali siano infetti però dubito che tutti i maiali siano a contatto con, con tra di loro come succede con gli uomini prendo un allevamento basta o cioè, oh, a me passa l'allevamento all vicino ma non è che diventa pandemia Uh, cioè di proprio portare tu in America per dire o oh, in Europa ad ogni modo, eh, insomma, ci fanno gli articoli e non si può passare dall'uomo a uomo. Quindi pazienza, aspetta, 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 aspetta. ah, si, sì, poi ne vediamo. Hanno fatto questo nuovo cocktail che si chiama O Famo Strano. Dove ci mettono dentro un tarallo sbriciolato sbriciolato lo fanno a Polignano? È un'idea fantastica perché il tarallo rende tutto più buono mm. a prescindere. Mm. Qualsiasi cosa è migliorata dai taralli, quindi approved. Approved 100%. Invece questo è uno spot della Calabria che dice eh, "Venite in vacanza da noi, al nord ci si ammala". Delicatissimo. Delicato, però onestamente se vero ma giusto, visto che facevano prima le, gli annunci eh... Le okay. cazzate varie, non andate al sud. Il sud fa schifo, tutte cose. Bocca a ma <ride> Rispetto del suolo. Va bene, niente, raga. Non ce lo vediamo tutti, però... È del distanziamento beh, sociale. Oddio, Bang! Oh, beh, oddio, distanziamento sociale al sud. Per me... Permettetemi abbastanza. di fare del, del... Qualunquismo però no. A cioè. differenza delle zone d'Italia, dove i tassi di inquinamento sono alle stelle... <coughs> E una politica del mentale suicida ha fatto sì che per decenni le polveri sottili uccidessero migliaia questa di informazione persone. La è abbastanza parziale. Abbastanza parziale. Vabbè. Ma <ride> con questa musica. Rispetto se lo guardi nella natura, sì, perché, vabbè, insomma, raga, dicono cose abbastanza edgy eh, Però, vabbè, diciamo che se sono riuscito a far paradiso <ride> hanno ottenuto i risultati. Sì, sì, esatto. Comunque la Calabria, devo ammettere, ha bisogno di più pubblicità. No, ha bisogno di molta più pubblicità rispetto ad altre, tipo la Sicilia e la Puglia. Che hanno già una, un, un turismo estremamente sviluppato. Cioè, c'è proprio delle zone mm. delle aree dove è estremo. In Calabria c'è molto turismo. Però potrebbe essere di più. Quindi: eh vabbè, ci ma sta. forse mancano le strutture. Io ma non sono un estremino. Perché in Puglia ci turismo... sono le strutture. Uh, Forse si ragione boh, Scuole so. a Zolina Abbiamo creato un software per sapere Esattamente quanti metri quadrati Abbiamo nelle classi male. È La planimetria La planimetria Zolina ha scoperto la planimetria <ride> Ragazzi <è> bellissimo Ma <ride> Calabria, mafia e terremoti. Ma no, no, ma no, dai. No. no, in effetti va riscoperto. Effettivamente io quando penso di andare in vacanza non, non ho mai pensato di andare in Calabria, però sicuramente sarà... No, ma è figa. Io ci sono stato spesso, ma perché dalla Puglia ti sposti facilmente. Mm. Però in effetti ho saputo poche persone che vanno appositamente so, dal nord Italia in Calabria. Per ma questo io mi dicevo. ricordo che una volta che sono andata è stato estremamente complicato arrivarci. E poi, e quindi da lì... Ci sono dovuto andare là per un matrimonio. Poi da lì non mi è più rivenuta voglia di mm. andarci. Però eh, un ma peccato, è bello. bello. Cioè. Anche la Basilicata, The Username V È benvenuto. Anche non la Basilicata, Basilicata per via è spettacolare. Io l'adoro. Però vabbè. Ci Sono delle aree. Ma che... a Basilicata c'è più montagna. Sbaglio. C'è anche più montagna, sì. Però sono de tutte delle aree che io amo da impazzire. Però. Boh. Uh... Ho l'impressione che vengano un pochino trascurate da, dall'opinione pubblica. Quindi spero che si sviluppi un po' di più. Sì, perché un po non, più. non hanno avuto l'hype Salentino. Mm. e Quindi, la Calabria è fantastica, ma effettivamente sono davvero poco organizzati. Eh. Per dire, la Puglia adesso sta campando benissimo, grazie sia a Bari che al Salento. È mm. eh, quello che è successo per anni e anni in Sardegna, eh. Sì, la Sardegna è campata per anni per, per la Costa Smeralda, ma i Sardi non è che siano proprio sveglissimi nel, nel turismo. Mi dispiace dirlo da sarda, però cioè, ce l'abbiamo messo di tempo per capire. E ancora adesso si fanno errori grossolani. Vabbè, Vabbè comunque, uh, Io in realtà sono felice eh, perché non la voglio la ressa. Sì, sì. Io mi rassegno perché in Puglia non no, ormai è un dato di fatto. Non mi piacciono delle aree del Salento che sono ormai veramente inarrivabili ad agosto. Tipo mm. i primi 15 giorni di agosto è suicidio, veramente una quantità. Cioè, sempre tutta l'Italia sta in Salento: zona area Gallipoli, tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, delirio pure. Comunque. Caporalato, eh, fatturava 6 milioni pagando i braccianti 3 euro all'ora, restato noto imprenditore agricolo e godiamo tutti quanti tantissimo. Tra l'altro, non volevano, ricordiamoci che non volevano farla la legge che, che in qualche modo difendeva questi lavoratori. E mo, meno male, possiamo dirlo ad alta voce. Meno male. Allora, no. qui abbiamo avuto un battibecco. Uh, a carta bianca, il virologo Andrea Crisanti rimprovera Alberto Zangrillo uh, troppe euforia, spero che non se ne prenda tra due mesi. Uh, diciamo che Zangrillo se n'è uscito con una serie di dichiarazioni aberranti dal punto di vista scientifico, ma loro aberranti. Perché si basavano su una serie di osservazioni personalissime, molto, molto stile um, uh, analfabetismo funzionale. Del tipo, io ho visto così, secondo me è così. E faceva queste dichiarazioni in pubblico, che per me è estremamente grave in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo e che sta per ripresentarsi perché il pericolo è già stato osservato. Ecco. Ermungo84, benvenuto. E continua la televisione dicendo: No, ma è sparito la, la carica vi virologica è sparita, non c'è più pericolo. Che è una cosa sbagliatissima dal punto di vista comunicativo. Perché, perché no? Stiamo ancora una volta scambiando i fatti con le opinioni. E non importa cosa Zanghirillo faccia nella vita, cosa rappresenti, se fosse stato un premio Nobel avremmo detto le stesse identiche cose. E il problema è che giustamente il suo, la, la sua controparte diceva: Senti, vai un pochino piano perché poi ce ne pentiamo. Che cacchio devi dire dopo? E, e vabbè. Purtroppo mi dispiace. Lui è, ha fatto la sua fortuna in un certo senso. Grazie proprio a queste dichiarazioni molto edgy, molto estreme. Perché altrimenti, insomma. Questa è un'altra notizia di merda verissima. Come vedete, ho, ho trovato anche la verifica perché mi sembrava assurda. Uh, ora sto cercando molto spesso le verifiche da um, dei siti che, che in qualche modo fanno un pochino di, di controllo, di check su fact Checking, quando la notizia mi sembra strana. Questa mi sembrava strana perché ho detto ok, uh, ne dice tante di cazzate, però questa, questa è veramente troppo, è troppo. e invece non è la invece... vera. Uh, Salvini contro il decreto omofobia pro, uh, provoca, allora facciamolo per l'eterofobia. E il bello è che non è una proposta provocatoria come c'è scritto qua nell'articolo. È una proposta vera che sta portando avanti in questo periodo. E niente. Eterofobia del tipo che schifo sei etero. Ti picchio perché quando, sei quando etero. Non è che mai si è sentita questa cosa nella vita di, al di alcuna persona. Cioè, veramente. Cioè, è un po' come. Eh sì. Imbarazzante. Che io ti dico, ma tu non sarai mica etero? Mio Dio, sei Ma un quindi etero. Sei allora ti licenzio. E quindi, fatto... <ride> e quindi niente, reato di eterofobia. Vabbè. Questo è veramente. fare l'occhiolino lo, come sempre a determinati movimenti e pensieri molto sciocchini, ecco. Diciamo così. Allora, coronavirus, il virologo Silvestri, anticorpi monoclonali promettenti in attesa di vaccini. Quindi in pratica stanno cercando. Come, ehm, allora, faccio una breve. Uh, spiegazione. Uh, gli anticorpi monoclonali sono degli anticorpi artificiali che vengono prodotti in laboratorio e hanno lo stesso effetto del plasma iperimmune, il famoso plasma iperimmune. La differenza è che il plasma iperimmune, come lo dice uh, come sappiamo, ha un sacco di problemi come il fatto che devi andartelo a procurare, devi uh, chiedere alle persone di donarlo. Uh, se donano il plasma non possono donare sangue, già noi siamo abbiamo delle scorte mm. di sangue che sono molto basse, non tutti possono donarlo, sono pochissimi a poterlo donare, e le scorte non basterebbero per coprire tutta la popolazione che si potrebbe ammarare. Quindi esattamente come si fa col tetano, il tetano ci sono i vaccini che in realtà sono, dei, sono plasma, plasma di anticorpi, uh, hanno questo, queste scorte che sono praticamente anticorpi preparati in laboratorio, prodotti ovviamente dalle case farmaceutiche, cattive però qualcuno le deve fare e i costi sono ridotti proprio perché lo fanno loro e che possono in qualche modo essere utilizzati in prima linea, però ricordiamo che questa non è la soluzione, il motivo per cui stanno dicendo in attesa dei vaccini è che il vaccino è una soluzione, col vaccino non vai in ospedale. Con questi, se, vai, se finisci in ospedale se sei in terapia intensiva, ti danno gli anticorpi e tu, nell'80% dei casi, si è visto più o meno, 80-88%, non ricordo quale fosse la percentuale esatta, dei casi, eh, stai meglio perché ti hanno dato gli anticorpi contro il virus. Mm. Però sei già finito in ospedale, il vaccino invece ti permette di diventare immune a priori, motivo per cui lo stanno cercando, sarà molto difficile. Vediamo un po' come si fa. Ne sto parlando tantissimo. Anche questa storia, comunque, che il vaccino. Gli interessi del vaccino, non ce lo dicono, eccetera, eccetera. Cioè, cazzo, è passato quasi un anno e non è uscito. Nessuno si fa venire in mente che evidentemente non ce l'abbiamo. Mm. Allora, questa è un'altra notizia che io pensavo fosse una notizia falsa. Perché ha tutte le caratteristiche di una classica fake news. Mm -hmm. Sono andato a documentarmi in siti uh, di apicoltori. E ho visto che è una notizia vera. A quanto mm. pare c'è cioè, questo miele che viene già commercializzato, che viene molto spesso utilizzato per la produzione di merendine o biscotti o quant'altro, che è un miele falso. Mm. Praticamente viene ottenuto attraverso la spremitura o degli altri metodi di lavorazione da altre sostanze zuccherine che non sono miele, quindi non, non, non deriva da api. Mm. Infatti molto spesso è riportato miele prodotto senza api. Ce ne accorgiamo anche perché il prezzo è estremamente basso, mentre il miele normale ha un prezzo alto. Ah, questo qua. Miele zucchero, fammi capire. Eh sì, vabbè, alla fine sarebbero degli zuccheri. Cioè, zucchero, anche il miele è zucchero. Però, insomma, sì, sono degli zuccheri essere. trattati come se. per, per dargli la consistenza del, del miele, però il sapore è leggermente diverso dal miele, per ovvie ragioni. E ovviamente è meno pre pregiato perché ha una, un, una tecnica di lavorazione che. È... È Diverso, cioè non è, non è miele in sostanza, costa poco, costa poco e viene utilizzato molto spesso in prodotti okay. cinesi. E infatti stanno dicendo: Attenzione, che stanno per arrivare delle. Ah, vedi, il prodotto viene allungato con sciopero di zucchero, permettendo. In realtà, questo è un altro ancora, però io ho letto dai siti di, apico di apicoltori che producono ad esempio da dei, dei frutti in cui, che non si possono in genere mangiare loro fanno una spremitura fanno un trattamento ah. e ottengono in qualche eh, modo che okay, sarebbe un'altra un cosa però sì però lo, lo, lo spacciano per miele mm. e lo usano come miele quindi vabbè vabbè ma non è ma abbiamo sicuramente una legge che dice che sì, è illegale certo. chiamare miele una cosa che non è miele allora e eh niente, questa vabbè, la volevo far vedere. ve la volevo far vedere giusto per farci due risate 64 foto di persone che hanno avuto la giornata peggiore della tua. Sei pronto? Vai, pronta. Pronta. Eh Comunque, sono, è, è un classico. Questo è un classico articolo da boomer. Devo essere sincero, perché in realtà non, non c'entra un cazzo con il titolo, però vabbè, poteva essere simpatico. E quando l'ho letto questo articolo, ho detto vabbè, mi sento boomer in questo momento. <ride> meno, tipo questo. <ride> ok. No, non credo che mi, av mi avrebbe rovinato la giornata a vedere no. che giusto è uscito dal pagino. Mi avrebbe al massimo divertito, però mm. vabbè, dai, ci sta. Questo qua aveva fatto una statua di Dalek. C'è comunque un ritorno del pene. cioè Non so se hai mm. visto. Cioè, il pene ritorna. Freud sarebbe fiero di noi. Questa è una brutta giornata, decisamente. <ride> sì, diciamo che <ride> è un brutto periodo, dire mm. direi. Uh, qualcuno l'ha ha legato correttamente ah, il telefono. 10.500 euro. Che uova rotte. nervi. Questa, questa è una bruttissima giornata. 10.500 euro. Ma, uova dè, uova ma rotte. che spreco. Mi piange il cuore. Eh, lo so. Ho sentito mio marito urlare mentre era sotto la doccia. Ecco perché. Oddio, il gatto. Mi <ride> questo. Io ho paura se c'è il censurino. Ho dimenticato le cuffie per terra e il robot ha spinocorre. Questo, questo è il mio incubo. Questa è una cosa ho che paura, mi è successo. Tantissimo. Io ho tantissima paura per il censurino, in realtà. Quella volta che lavoro ho esploso il toner in mezzo... Me mentre lo cambiavo. Puoi vedere dove mi trovavo di preciso in quel momento. Merda. Spero. <ride> Minchia. Questo, questo è brutto, questo è bruttissimo. Questa mattina un no. mistero si è schiantato sul mio viso e poi è caduto nella mia Oh zio, Osborne. Questa è una scritta. Questo è, <ride> questo è brutto. Gita in kayak lunga più rotoli di pancia. Sì, magari ti dovevi mettere la crema solare, sai, come il melanoma. Era stata una grande giornata fino a questo momento. Penso Splat. Si è, della... <ride> è splatellato. Corpo piccolo, testa gigante. Dai! But I'm never è... wearing this top again. Effetti, <ride> Yoddio, non ti è rende giustizia, <ride> <ragazzi. è> <ride> orribile. Messa dal vivo in streaming col filtro accidentalmente. 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 Però bellissimo. No, questa è una grande, grande messa. Vabbè, comunque, niente. Uno ha abbandonato un telaio e il vento gli ha spento sul, sul tetto. Questo è brutto. Ah, questo, ok. Allora, eh, la conquista dei robot è iniziata. Incubo. Questa è la peggiore foto che mi ha mai visto. vabbè, quante ne ho di foto così io. Così proprio? <ride> sì. Ho 49 anni ho appena trovato questo libro nella mia libreria. <ride> Is my <child. ride> Questo è bellissimo. <ride> questo è veramente. Uh, ho cercato il mio tappeto. Per trapano, per ah, trapano per mezz'ora, no, ah, è questo? Eh, sì. Mica, eh no, e mi è successo un sacco di volte con altre cose. Lo so. Quando i panettoni, eh, panettoni sbagliano le dosi, non si rendono conto che il lievito non smette di funzionare. No, non, non ci credo. <ride> mio dio, dopo alcune settimane è stato lo No, io avrei bruciato casa. Basta, non posso più vivere in questo posto. Dai, come si estrema, dai, tu faresti di peggio. Il miglior posto in cui cadere. Addio Bruciare anche questo Bruciare lo spazzolino Quando trasporti mais Ma qualcosa è andato storto Eh hai lasciato la scia tipo pollicino mm, Però Madonna, che non hai voglia è di popcorn? quella ha perso tutto Tu non hai voglia di popcorn Improvvisamente No, è morto Il mio gatto è appena tornato da una delle sue passeggiate serali Con le chiavi di caccia Che in bocca Minchia, Che figura di merda Minchia, qua è pesantissimo mia figlia classe 2020. Quello che potrebbe succedere a me è sicuro, se dovessi lanciare <ride> Quando provi a fare la torta arcobaleno. <ride> va bene. Va bene. Minchia. È solo un po' di ghiaccio. Ecco, questa è pesantissima in tutti i sensi. Eh sì. <ride> ho pagato 6$ dollari per avere due fette di formaggio americano consegnate alla mia porta. Il Mac Ah, ah! ho sbagliato l'ordine. Mio non Dio. gli hanno portato il panino, solo... Vabbè, ho capito. Pisello corto, benvenuto. Minchia, questo è pesantissimo. Pisello corto. No, no, voglio dire... <ride> Mio fratello è andato a prendere il nostro nuovo cucciolo. Oh, ecco, insieme al ritorno. L'ha sbrattato male. La stampante esplosa. e eh, la stampante esplosa sempre. Qualcosa è andato storto. È eh, un, un tuo compagno chimico organico ah. Ti ha... Ah, perché io... Ah, si vedono prima in chat e poi sopra. Ok. okay. Nel nel post Benvenuto Grazie mille Ho bisogno della documentazione eh, Persa di questa stanza Vabbè ah, minchia, ciao okay. Fai prima No Vabbè vabbè, insomma. Va bene Sì abbiamo fatto un po' il boomer Ogni tanto abbiamo ci vuole Abbiamo fatto il boomer Ci vuole Ah Minchia Ho trovato questo video Mio dio Questo è proprio Il classico esempio Di una persona Che deve essere Allontanate il più possibile da un programma di visione, so, un po' con sospetto. Questo mio ritorno, allora, questo è io e te. Questo è io e te, non no? Non so cosa sia. Non lo so manco io. È una trasmissione della okay. Rai però qual è il problema? Guarda il presentatore. È lui il presentatore? Lui è il presentatore. Vedi okay. che cosa succede? Hai è, è presente una persona proprio non antipatica proprio. Il palo in culo. Sbocchiosi. Lui. Wow. Guardavano so, un po' con sospetto questo mio ritorno. Ma il pregiudizio, pregiudizio... ideologico, scusami, eh, nei tuoi confronti. Era? No, aspetta, vuoi condurre tu? No, 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 scusami. Ah, ok, fantastico. Il pregiudizio <ride> ideologico. Eh, voi avete una storia particolare. Innanzitutto avete una figlia, Marilou, che si è sì, vista, che ha detto... Dicio... Le figlie. Sì, voi due avete una figlia. Sì, Se noi due una. Certo. Se vuole condurre, signora, no, 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 le do le chiavi in mano della tua Sì, va Fate bene, ne ho conosciute tante... Adesso. Niente, come gli come autori passano lui? davanti alle camere. Eh, fantastico. Mortacci. Eh, Mortacci, questa è una Movizio di quelle persone che è così anche in privato. Datte una calmata. Fantastico, gli amici di Ugo. Mortacci come si chiama questo? Ciao, questa baby. è la classica Ciao, persona Maledetta. che mi gioco il pollice opponibile che è così anche nella vita reale ma questo è, è così nella vita ma che mica sta facendo la parte dello stronzo? questo è così cioè, oh, ma per, ma per no, dire ma anche in con diretta amici, nazionale con, con, con veramente questo, questo fare per niente passivo aggressivo proprio aggr aggressivo aggressivo, aggressivo, -aggressivo. <ride> ah che datti fastidio. una calmata in diretta nazionale ma tu sei, sei una merda ma soprattutto oh, mio Dio eh, come voi avete una figlia noi in realtà ne abbiamo due sì, vabbè, una vuole, vuole, vuole venire qua a spiegarmi. Cioè, eh no, vabbè, abbiamo una figlia. Cioè, non ho capito, lo decide lei quante figlie cioè, Poi chiamano no. a casa, senti, figlia due ti ma devi che... uccidere. Senti, il conduttore non è d'accordo che eh, abbiamo che una. Che tu figlia. esista, cioè, quindi niente. Fatevela a pari e dispari. Minchia, ma che cazzo in culo. Mamma mia, mamma mia, che cazzo. Basta Oh no, non si può uh... Ah no, devi disattivare la d -block. Vabbè raga, non lo disattivo la D-Block Vladimir Putin, presidente a vita Un 70% di sì Gli spiana la strada per altri 12 anni Quindi. Come... Dittatura di Putin <ride> Dittatura votata di, po di eh, Putin certo. Che è anche più mostruosa del normale Però vabbè, sappiamo quel che è Qua è successo una cosa... Oh, che carino! No. La giornalista di Sky News è in collegamento, il figlio la interrompe, mamma posso avere due biscotti? E, la, la, e il problema... Qual sempre, è il sempre problema? Il fatto la quotidiano, sempre il fatto quotidiano, come ti facciamo dai altri articoli. <ride> eh, il, il fatto è che il fatto quotidiano lo rappresenta come un momento di fortissimo imbarazzo per tutti. Tutti sono sconvolti, imbarazzati da quello che succede. No. Uh, nella stanza, facendo il collegamento, il figlio, uh, reclamando la sua colazione, ha chiesto al bambino scusate per questo. Sta entrando mio figlio, è molto imbarazzante. Ha detto al cronista, scusandosi mio. con il pubblico, ovviamente la scena è andata in onda. La regia ha poi interrotto subito il collegamento, tornando. L'immagine e eh, mamma mia, e eh, che ha fatto il figlio? Mamma mia, il David Cameron was parlando di. About... Oh, sono molto scusato, è mio figlio. Scusami, sono veramente imbarazzante. Scusami, un secondo. Scusami, due biscotti? Sì, avere L'importante è che yeah, abbia detto okay, well, tu. We'll uh, ah uh, sì, è un pochino imbarazzante se sei in diretta a TG, TG però non c'è. Vabbè, eh, ma Vabbè, fatti una risata. Vabbè, lui ma, ma è indignato questo... proprio. vado... è Oddio, proprio. Io, cosa... questo è un altro, mamma. Questo è un altro. Mio dio, ma perché io devo dividere il mondo con questa gente? Comunque, cosa gli è successo alla faccia? Quanto sole ha preso? No, più che altro penso che sia la fotografia super. Uh, come si dice? Nitidizzata. Eh, sì, Mi okay. Senti quando fai la. Sì, uh, sì, uh, sì. Eh, cosa da... che io non faccio perché <ride> sono l'unica persona che non usa né filtri, né? <ride> Vabbè, comunque, Vabbè. Mel Gibson è ancora nei guai per frasi antisemite. Netflix prende le distanze. Vabbè, Gibson è veramente. La mente. Gibson Meno male che Netflix prende le molto distanze. edgy anche lui. Allora, qua uh, volevo leggervi questo, giusto? Perché gira spesso, ho capito questa voce. Ma in realtà, vabbè, l'ho detto anche io in un video. Con, nel video con, nella live, come se si veniamo parente. Che Montanelli era un grandissimo giornalista, eccetera, eccetera. Perché questo mi hanno detto. Io, francamente, di Montanelli non so niente. E onestamente mi sta anche sul cazzo. Non ho mai nascosto questa cosa. Non sono. Uh, a me non me ne frega niente della statua. Però la sua, la, proprio, visto che mi sta un po' sul cazzo, la, la batteri fortunatamente. O meglio, la in rossa. Questa è la soluzione che ho trovato Insomma, io. La, la mia soluzione è la migliore. Se ne fa un'altra a fianco che spiega come sono andate le cose, lascia la statua là. No, poi... lasciamo la statua là, però la sporchiamo. In modo ma tale è, secondo me non hai risolto comunque niente no è un simbolo artistico tu stai dicendo possiamo anche rispettare non lo so il lavoro di una persona ma non era una persona nessuno va idealizzato non è una persona pura aveva delle macchiette Come e tu. sporcarlo è un ottimo modo per rappresentare no, questa non lo cosa so, secondo me è una cosa più catartica che altro non ha, cioè è una cosa nostra per sfogarci ma non ha nessun valore di insegnamento a questo punto fai un'altra statua a fianco della moglie bambina ma ha valore artistico ma sì, ma infatti... La... Ah, dici lo sporcare la statua? Lo sporcare sta... una statua, no, secondo me, ha sì. valore artistico perché rappresenta la... le macchie che ogni persona, ogni essere umano ha e rappresenta il fatto che non va mai idealizzata troppo una persona nemmeno quando è riportata ma una sì, storia. sì, certo. Ma... Vabbè. Comunque, in sostanza, uh, qua ci abbiamo un report che dice uh, Montanelli parla della figlia dell'anarchico... Cosa è successo? Uh, praticamente nel, al tribunale, proprio a per l'anarchico Pinelli, nell'articolo c'è scritto tutto, se, vogliamo, se volete lo leggiamo però facendo un sunto rapido: uh, ci fu questo, questo anarchico che fu portato in tribunale. E il giudice, tra i tanti che ascoltò, ci fu pure Montanelli, che aveva pubblicato un articolo esclusivo in cui raccontava degli episodi che lo riguardavano. Uh, durante il processo chiamarono anche Montanelli a, a testimoniare e dopo un po' di tempo durante il processo si scoprì che tutto quello che aveva scritto Montanelli era inventato di Sana Pianta e quindi stava in pratica sputtanando, facendo rischiare la vita e il carcere la vita di una persona probabilmente non dico che non c'entrasse niente ma erano tutte le informazioni che aveva riportato erano false cosa vergognosa per un giornalista e tanto che, e questa è una cosa che mi ha lasciato molto uh, colpito proprio alla fine. Uh, diceva: uh, Dopo la sua testimonianza, Montanelli ricevette addirittura il biasimo dal giudice, che disse: Testuali parole, l'ho sempre ammirata come giornalista, oggi mi è caduto un mito. E questa cosa mi è piaciuta perché ci fa vedere in che modo poi anche questa, questa storiella del, vabbè, però era un grande giornalista. La statua stalla per un grande giornalista grande giornalista. Sì, dipende da cosa si di cosa stiamo parlando, ecco. Vabbè, poi vi lamentate dei gatti, cioè veramente, io basta, io mi dissocio, cioè <ride> che cazzo? In che senso? questa cosa qua il menù a base di orso bruno il menù a base maffa. di orso bruno la lega festeggia maffa. così in Trentino visto che l'orso bruno sapete che c'è stato quest'orso che ha aggredito ha attaccato un figlio comunque un il padre e figlio un una famiglia diciamo e, e hanno, hanno fatto l'ordinanza per poterlo abbattere cacciare e abbattere cosa che è vergognosa perché non sappiamo come sono andate le cose e comunque sono nuovo a rompere il cazzo all'orso cioè non è che poi vabbè insomma Pinelli. Uh, venne, venne defenestrato dalla. Sì, sì, defenestrato da... Ah, ecco, ecco. Venne defenestrato dalla questura. Ok, mm. grazie mille. Scusami, eh, non, non ho voluto rileggere l'articolo, l'ho letto tipo dieci giorni fa. Io onestamente, non. cioè dieci giorni fa, 3-4 cioè, giorni fa in realtà. Però non, non, lo, non lo conosco, non conosco questa storia, devo essere sincero. E, vabbè, comunque, in sostanza la Lega festeggia il gattino dell'immigrato che ha fame. Che ha trovato morto e se lo stava cucinando indignati però festeggia con la... un menù a base di Orso Bruno, l'azione puoi... dimostrativa contro, contro l'associazione Life Ursus, che da tempo si occupa della reintroduzione della specie in via di estinzione sulle, ape... sulle Alpi italiane. Poi ba... Questi bastardi che vogliono reintrodurre le specie in via di estinzione, quelli sono i cattivi della sinistra, capito? Quelle... Vabbè, andiamo veloce, avanti veloce, qui avevamo, vabbè, no, questa la arriviamo. Questo sappiate che è un, un video finto, però mi fa molto ridere. Not... <laughs> è una pubblicità finta, del... Più il tuo flavor, cioccolato, il e il sprinkles e candy bits. Ora sucking è più candy tails sono made from genuine horse hair. You can Candy Tails and now Candy Tails is for boys too. Check out those Candy Dreads. Wow! Baby jamming with me Candy toast! Yeah, here yeah, me mom. And for the child athlete, there's Candy Bangs. Your child's sweat activates the caramel core delivering sweet sauce directly to their mouth and Candy Tails. Vabbè, niente, sono stronzate, però mi ha fatto troppo ridere. Allora, ah, finale a sorpresa. <ride> ecco, questo invece è... Anche questo, è un bel finale a sorpresa. Allora, ragazzi, questa che stiamo per vedere è una pubblicità vera. È una pubblicità Viva la sacra, vera. Questa sacca sorpresa che. degli anni Ottanta. Ripeto, è una pubblicità vera. Ricordate le, le, le critiche, cioè, tutto, tutto il movimento che c'è al momento, no? Sul, sul, sul razzismo, eccetera, eccetera. Guardate questa pubblicità degli anni Ottanta. Viva la sacca! Questa sacca sorpresa che. che sorpresa non è. Già, già! Già! È una sacca sorpresa che. sorpresa non è! Infatti, da fuori ci vedi dentro! Ehi ragazzi, quanti doni! E la sacca poi la usi come vuoi! A una sacca così devi dire di sì! È meglio vedere prima quello che gombri! Mamma! Mamma, quella pesantissima. Cioè Blackface di un bambino che imita un Vucum Pra È una cosa terrificante, mio Dio. Senti io No, no, Dove... sì, sì, devo tornare un attimo a studiare perché sennò qua. No, hai perfettamente ragione. Io ho quasi finito. Uh, e poi facciamo una piccolissima pausa e iniziamo con minchia. Aspetta, iniziamo. Vado avanti molto velocemente, ragazzi serve qualcosa ti porto qualcosa eh no nella pausa vengo a prendermi un ghiacciolo o qualcosa ok vabbè allora, vado avanti veloce ci, ci abbandona Ehi, la, la quasi dietista si <ride> sì, ciao ragazzi devo andare a fare cose a ripassare eccetera eccetera va bene saluta ciao ciurma ciao ciurma dai finisci una cosa meno stomachevole mio Dio siamo rimasti tutti sconvolti e io l'ho vista eh, più volte e eh, vabbè Non via. mi abituo Adios. Allora Sì adesso C'ho questo coso nero Perché ho spento la luce Però sono meno Così Non so cosa fare Vabbè Allora Agicom diffida Mediaset Per incidimento all'odio Le frasi di Ivan Zanicchi E Vittorio Feltri eh, Le frasi di Vittorio Feltri Ve le ricordate Duncan96, benvenuto. Ehm. Che è... Ah, sì, la frase di Vittorio Feltri è questa: Il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente, che è nutrita da un sentimento di invidia e di rabbia nei nostri confronti, perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori. Vittorio Feltri Vittorio Feltri Beh, grande uh, Iva invece aveva detto uh, Fatemi vedere se lo riesco a trovare uh, 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 Gicoma, aspetta, dove cazzo sta quello di Questi giovani africani che vengono qua Uh, qualcuno poverino. Forse farà pure tenerezza. No, non vedi che non hanno rispetto? Sono prepotenti. Pretendono, vogliono. Cosa fanno? Vanno in città, spacciano se possono, stuprano. Iva Zanicchi, grandissima pure lei. Mamma mia, comunque, ragazzi. È... Proprio, mamma mia, che anima nera. Proprio che devi avere per dire una cosa del genere. Allora, un'altra notizia che volevo condividere con voi che è abbastanza sconvolgente: è sempre un, uh, un bordello che è successo nel mondo di, del gaming questa volta. Cioè, c'è una community, io non manco lo sapevo, tra l'altro, che è, a quanto pare è una community di professionisti che giocano a uh, Smash Bros, il gioco della Nintendo. E in pratica. Ci sono team, fanno torne internazionale, sono, sono un po' come i calciatori, però giocano a Smash Bros. No? E a quanto pare molti di loro sono finiti sotto accusa per accuse di stupro. Che tu dici, mio dio, <ride> stai giocando e vi, a, a, accuse di stupro. In pratica, um, questi sono, aspettate che vi faccio vedere la fotografia dei... Uh, va bene, entro... Vabbè sono due uh, in particolare Nairo e Sinpai, eh, Sinpai è una ragazza e ho letto una delle dichiarazioni di uno di questi ragazzi che in realtà è abbastanza imbarazzante devo essere sincero perché inizia dicendo è un ragazzino che all'epoca aveva 14 anni ed è stato dice stuperato, cosa che non è vera comunque eh, però è stato abusato ecco diciamo così è stato abusato da questa Sinpai quando lei aveva 24 anni quindi la differenza era lui ne aveva 14 e lei 24 ma è un abuso, dipende. Adesso vi racconto la storia che ha raccontato questo ragazzo quando all'epoca aveva 14 anni e eh, mi dite cosa ne pensate. Onestamente io non so cosa dire, però è vero che ci sono stati dei rapporti, diciamo, consenzienti, perché in realtà sono consenzienti, tra persone che sono molto separa sono separati da una netta differenza d'età. Ecco, netta. Allora, in pratica il ragazzino aveva 14 anni, faceva queste competizioni eh, in cui partecipava anche quell'altra Simpai che aveva 24 anni. In pratica che succedeva? Erano molto amici, si rispettavano tantissimo. Un giorno una festa lì era ubriaca, tipo lo rincorreva, si butta su di lui, lo lecca per, dice qualcosa, tipo 10 secondi. Dopodiché, un po' imbarazzati, ritornano alla festa. Però è una leccata in faccia, no? Uh, e lui dice in questo post che ha scritto su Twitter: uh, In realtà lei mi piaceva. E mi, a me questa cosa mi aveva un po' sconvolto, ma a me piaceva, ok? Ci tengo a precisare che la cosa che mi ha lasciato molto sconvolto è che lui iniziava questo post su Twitter dicendo: Sto per dire delle cose, ma se mi conoscete o siete della mia famiglia, non leggete. Hai scritto un post su Twitter, che cazzo mi significa? Un post lunghissimo su Twitter, che cazzo mi significa? Se siete della mia famiglia, non leggete. Ma. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, che succede? A quanto pare i due a 14 anni non si può dire consenzienti. E sì, hai ragione, anche perché per la legge americana, se il, un partner ha meno di 16 anni e l'altro più di 18, c'è la reclusione ed è considerato un reato. Quindi è grave, gravissimo. Però, vabbè, il ragazzino di 14 anni comunque era molto innamorato della ragazza di 24 e diceva sostanzialmente che loro facevano questi tour insieme e che, uh, che poi molto spesso finivano per fare all'amore però non completo lui raccontava che c'era sesso orale tra i due però nel letto o dormivano abbracciati si dicevano cose d'amore cose varie però uh, non uh, Sì, esatto, è stato è stato, stato capitano coso la, la Zach che l'ha detto e... Dipende da alcuni da Stati americani se sei consensiente a 13 anni. Vabbè, questi sono americani e Stati Uniti, penso Quindi, vabbè, comunque. Insomma, e quindi loro dormivano insieme innamoratini e facevano sesso orale tra, tra di loro. Uh, lui, però, riporta che c'era stata una pressione dal punto di vista psicologico da parte sua su di lui. E tu dici: Qual è questa pressione? Ecco, la pressione che lui riporta è che lei uh, gli avrebbe detto: Mi raccomando, non dirlo a nessuno. E soprattutto quando avrai 18 anni potremo stare insieme. E lui dice che questa cosa lo faceva tantissimo soffrire. E l'altra cosa che lo faceva soffrire era che lo poi andavano a fare le competizioni e sembrerebbe che questa Sinpai avesse un ragazzo che giocava con lei ed era il suo ragazzo. Quindi lui, dove, questo ragazzino doveva giocare nell'altra squadra contro Sinpai, la sua innamorata con cui faceva sesso rare di notte. E il fidanzato di sinpai, di Sinpai. E, eh, e quindi niente è questo. Uh, e quindi lui riporta questa cosa come una tragedia, eccetera, eccetera. Ora capiamoci, capiamoci. Uh, è una cosa devastante perché comunque stiamo parlando di un ragazzino e non è consenziente, non è in età legale. E, e siamo assolutamente d'accordo sul fatto che è un reato, punto. Però ci, ci vedevo della malizia in quello che stava dicendo, stava scrivendo comunque nel modo in cui aveva scritto questo ragazzino perché diceva... Io ci stavo era bellissimo. Oh, stavo insieme, ero innamorato, tutto quanto, bla bla bla. Però lo riporta con dei toni accusatori senza spiegare perché la sta accusando. Cioè, ok, capisco che qualcun altro vi dica. Cioè, vi sembrava una rosicata in sostanza. Però è giusto che lei ne passi le conseguenze. Perché, ovviamente, era. Insomma, era. Eh, C'era quella differenza di età devastante che non, non, non lo rende legale, ovviamente. Però. Ripeto, a me sembra molto più che altro una rosicata da parte del ragazzino che in qualche modo adesso ha deciso di vendicarsi perché la sua innamorata stava con qualcun altro e in qualche modo gli metteva le corna. Vabbè. Comunque, sì, lei se la passerà malissimo. E lo, accuse simili le ha ricevute anche questo Nairo e altri ancora. A quanto pare, la comunità di Smash Bros era fatta di persone che si scopavano tra di loro. A tutte le età, quindi ragazzi, se volete cuccare, andate a giocare a Smash Bros perché mi sa che, che va di bomba. Allora, uh, vado veloce: uh, sotto accusa, uh, il, sotto pr procedimento disciplinare, un, il poliziotto che ha colpito la donna afroamericana con un pugno in faccia, sempre a proposito di razzismo. Eh. Vi faccio vedere cosa è successo. Che io quando l'ho visto sono rimasto sconvolto. Qui vedete una donna americana, una donna di colore. Sta parlando col poliziotto, really sure. i toni diventano pesanti. Ma. Cioè, io ogni volta che lo vedo rimango sconvolto. Ma che pizza le ha tirato? Ma che pugno le ha tirato? Cioè. Madonna santa, cioè, questo qua, ragazzi, non è una persona che è stata provocata. Questa è una persona che era già pronta a dare quel pugno. C'è poco da fare, cioè, non è possibile. Cioè, un pugno devastante con una rabbia. Mamma mia, manco di mamma mia. Che cazzo è? Questa è una persona che stava palesemente covando questo pugno da, da parecchio. Non vedeva proprio l'ora che gli arrivasse l'occasione per, per smollarglielo. Che cazzo. Ecco il proposito del razzismo. Che abbiamo in America? Porca puttana. E... Selfio, sé per il Premier Conte, c'è un ex studentessa, Manteniamo le distanze. Sta roba, in realtà, non è che lui ha detto alla studentessa: Manteniamo le distanze perché lei si era fatta troppo vicina. Più che altro dice: Manteniamo le distanze perché lei non aveva una mascherina. Io voglio, però sottolineare il tresciume. Il la... quanto cazzo! È ridicolo, il non lo so, questa mentalità è super trash italiana perché la cosa che mi sconvolge a me non è il fatto che Viva Barbone scuro, non è tanto il fatto che qualcuno si sia avvicinata a lui dicendo delle cose, è che qualcuno si sia avvicinata a lui per dicendogli queste cose con un'arroganza devastante per mettersi in mostra, perché non è che l'ha fatto per lui, l'ha fatto perché voleva mettersi in mostra, i giornali hanno preso la palla al balzo e questo articolo è stato ripreso e ora trovate sui giornali anche il nome di questa signorina che è una poveraccia disperata, che è partorita dai peggiore tresciume televisivo italiano, con il nome in bella vista, in qualche modo premiandola, facendole proprio ottenere quello che le voleva. E sta cosa non va? Vale. scusate, come eh, eh, la proviamo? Sto sempre. Il professore? Ha ragione pure. Era una citrale per a Firenze, ho fatto quasi il diritto privato con lei. No, no, fatto, no, no. Come è andata? Quasi grave. Quasi che avevo il diritto. Dovrei togliermi le mutande con Dovrei togliermi le mutande per farmi una foto di questo tipo. La, la frase esatta fatemi vedere. Dovrei togliermi mutande mutante il regiseno per fare foto di questo tipo. Cioè, io sarei. Se, se qualcosa del genere dovesse mai uscire dalla mia bocca, io poi mi suicido per la vergogna. Questa non c'ha vergogna. Dice una, una merdata del genere. E i giornali la prendono li portano il suo nome. Mamma mia, guarda. No, la distanza, ah. la, distanza è la mascherina. Lei, no. Senza mascherina, al Premier. Grazie, grazie. Mio dio, questo è veramente il fallimento. Del, proprio dell'umanità italiana. Del, dell'italianità. Del, del mondo Dell'umanità intera Porca puttana Comunque Un altro personaggio Abbastanza ridicolo eh, che Molto spesso Si è macchiato di, di, di vicende Mamma mia Luca Barbareschi Il covid Il più grande spot Mai fatto Per un vaccino Il vincitore Sarà Big Pharma Luca Barbareschi, che è passato dal mondo dello spettacolo ad essere un antipaticissimo personaggio del mondo dello spettacolo ad essere un antipaticissimo pezzo di merda in politica. Eh, ha fatto un sacco di cose veramente brutte. E eh, eh, niente, quindi. È anche con protesta, vai. Invece, uno che mi sento di voler difendere è Toninelli. Come sapete, io ho. Ho uh, spesso criticato eh, eh, Toninelli anche durante i miei di Bordo, per quando era il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, perché noi in Italia, soprattutto in Italia, avremmo bisogno di, di infrastrutture, quindi lo prendevo in giro anche perché aveva fatto un po' di scivoloni molto pesanti, insomma, non, non, non era proprio una cima, ecco. Però che è successo? Lui stava, pranza stava pranzando, penso, con la moglie per i cazzi suoi, gli si avvicina un gruppo di esaltati, inizia a fargli delle domande, manco fosse... Eh, e lui, tra l'altro, gli risponde puro, pure. Pure. <ride> è sì, sono uno sporco uh, comunista. Comunque, lui risponde pure no, a questi qua. Si è saltato. Che diceva che era l'oscurantismo. Il nuovo oscurantismo del 2020 Cioè, ma tu stai mangiando. Ok, che sei un politico, ma tu stai mangiando con tua moglie. Ma ti vengono le persone così, ti si siedono attorno e ti si mettono a parlare così, facendoti domande, eh, criticando. Okay, capisco tutto, capisco le critiche. Però cazzo tu stai stai mangiando con tua moglie, ma, ma porca puttana, ma... Ma, boh allora sì, sì, sì. io ti dico una cosa, eh, guarda i fatti e non guardare le alleanze Eh, i fatti. i E lui risponde spogliata come Adesso non risponde. Risponde. anche un cazzo di porcata. Sai perché? Risponde. Risponde. Perché? Perché ci si siamo noi? Non sentiamo il piatto con Bibiano State con degli assassini. Pensatelo come volete voi. Ragazzi se vi fate dieci insieme come faccio a rispondervi? Parla con questo. Lui eh certo, risponde pure. Mamma mia, vabbè niente. Mamma mia, cioè, veramente. Mamma mia, ma porca puttana, pare che una massa di. Trogloditi dei proprio. Ma che cazzo ne so? Cioè, porca puttana. Comunque lui risponde e se ne va alla fine, eh? mandandogli a fanculo. E loro lì urlano dietro, ah, te stai scappando, eh, hai paura di affrontare noi, che io, mamma mia. <ride> e vi ripeto, a me, cioè, Torinelli è un personaggio ri risibile da un sacco di punti di vista, eh. Cioè, ha detto un sacco di cappellate, però, cazzo, cioè... Dai, questa roba che lo vai a rompere romper, romper i coglioni mentre sta mangiando con la moglie, ma che cazzo, l'umanità ha fallito. Invece una cosa che mi ha sconvolto, ve la voglio far vedere, però vi avviso fa schifo. A me piace una cosa che fa uno schifo, però questa roba mi ha, mi ha lasciato veramente di cattivo umore, mi ha messo proprio... Mh, e mi ha lasciato una sensazione proprio brutta addosso. In pratica hanno scoperto questa anaconda nel 2018, un, è successo in, in Indonesia, c'era una donna che era sparita. Trovano un'anaconda, la aprono e scoprono che la donna era dentro un'anaconda e... Allora qua vedete l'anaconda Qua vedete l'anaconda che sta venendo raccolta Qualche buona notizia Qui la aprono Vi voglio far vedere perché è veramente brutto E dici perché ce la puoi vedere? Perché boh l'ho vista oggi e che è mi mi sono rimasto malissimo diciamo giuro, Proprio malissimo ecco io non ci credevo che era davvero eh. invece eccola No raga ci sono rimasto malissimo Ci sono rimasto proprio male Perché No non è fake raga Non è fake Non è fake un cazzo <ride> Mamma mia Eh la no, raga è la natura Se dobbiamo parlare di natura Dobbiamo parlare di natura Tipo, qua, questa è un'altra brutta notizia. Uh, ci sono state oltre 356 morti di elefanti ingiustificate uh, in uh, Botswana. E non riescono a capire come mai. In soli tre mesi non riescono a capire come mai questo sia successo. Allora, uh, in pratica, non si capisce bene se questa roba è, è dovuta al fatto che ci siano dei bracconieri e quindi cioè, stiano abbinando gli elefanti, ci sia qualcosa nel cibo. Sia un'azione di determinati individui Non si capisce niente L'unica cosa che si è visto È che effettivamente Si trovano carcasse di elefanti Sparse so solitamente vicino al fiume E... E niente Non sappiamo cosa sta succedendo Però ovviamente sono, sono animali abbastanza A rischio di estinzione Quindi speriamo che si scopra presto Chi o cosa li sta uccidendo E in qualche modo si fermi Oh ragazzi Abbiamo finito la rassegna stampa Ma non abbiamo finito la live eh allora, sono andato un pochino più veloce. Devo riaccendere quella lampada perché questo, questo pannello inizia a vedersi. Allora, sono andato un po' più veloce perché siamo stati tre ore facendo una rassegna stampa. Generalmente ci dovrei mettere due, però vabbè. Eh, come sapete, come vi avevo detto all'inizio della, della live, eh, questa live ha uno sponsor quindi. Adesso che abbiamo finito con la rassegna stampa iniziamo un'altra live di altre due ore, quindi oggi proprio chi, vuole, chi volesse compagnia dalla pirateria ne ha a, a volontà. Eh, facciamo a proposito di, di pirateria, adesso vado a prendere una birra comunque, qualcosa da mangiare, facciamo una piccola pausa proprio di, di due minuti, anche non lo so, vado a pisciare, <ride> mi prendo un ghiacciolo, qualcosa, c tra l'altro sto morendo di fare. No, non è Love Surf Sharks. Surfshark Ehm. Um, sto facendo, praticamente. Ho, ho cercato di fare la collaborazione con Raid. Um...